Ciao gente simpatica, io sono Valdorf e siamo, beh, direi un esperimento. È la prima volta che faccio una cosa simile, ma vorrei provare perché ho preso questo bundle di itch.io che consiste in più di 1000 opere. Opere dico perché sono un po' misto, sono tantissimi giochi, direi più di 1000. È un po' di resource pack, mu musica, qualche storia scritta testuale con qualche immagine. È un misto di opere, ecco, insomma. Quindi c'è anche a te, Paul. Ah, c'è anche a te, Zoro. Zoro si sta avvicinando. quindi volevo provare un po' di questi. Procederò in questo modo. Proverò un po' quelli che mi ispirano. Poi proverò a tirare fuori un po' a caso, o se volete potete anche consigliare. Potete anche consigliare qualche gioco. Magari ho messo anche una ricompensa per caramelle. Paul, visto che hai scattato una mancia per Anagrom, puoi consigliare un gioco e mezzo. Beh, se vedete nelle ricompense c'è una ricompensa di scegliere il prossimo gioco, che giocherò per minimo 10 minuti, quindi ecco, speriamo bene. Minimo perché se mi piace vorrei giocare anche di più. Non ho ancora deciso bene come partire, ma l'idea è quella. No, non meme. Ecco qui. Ho scaricato un po' di roba. No, guardate questo che ho scaricato. Non è importante. E vorrei cominciare con una cosa. Prima porti i titoli Isekai, assolutamente. C'è questo perché ha il nome tutto I have low stats but my class is leader, so ok, è questo. È questo. Cominciamo con la parte più bella, chiaramente. Il nome non è, non sono lettere a caso, è l'abbreviazione del nome. Magari posso anche guardarlo qui. I have, oh, direttamente da qui anche leader. Il primo gioco con cui cominciare è ovviamente questo. Posso vedere la pagina? Sembra che non riesco a vedere la pagina. Comunque è questo. I have low stats, but my class is leader, so I recruited everyone I know to fight Dark Lord. Un nome, una garanzia. Come secondo cele, metà titolo. Beh, arriverà comunque. Se arriva Fado, sicuramente me lo consiglia. Comunque questo qui, purtroppo non riesco a aprire la pagina, ma va bene, ci giocheremo adesso. È un gioco per RPG Maker, guarda un po'. Un nome, una garanzia, immagino. Purtroppo non ho fatto il test audio, quindi datemi un secondo. Allora, volume. Grazie, vediamo. È perfetto, perfetto. Nel dubbio sistema un minimo perché altri giochi più avanti potrebbe avere musica un po' più invadente. Perfetto. E devo anche mutare Discord che purtroppo arrivano notifiche. Attivo modalità streamer. Perfetto. La chat in live non si vede su sfondo bianco. Ah! Forse anche addirittura sotto. Facciamo così. Ta-da! Usiamo la vecchia chat. Oh, non vedo niente, vero? Zoro si iscrive. Aspetta, è quando. Sì, è l'abbonamento. Grazie mille, Zoro. Non te l'ho mai detto, ma questa cosa per me significa molto. Perché l'unico altro sub era mio fratello, ma perché l'ha fatto con Twitch Prime. Te invece che ti sei abbonato, non so se è perché hai dimenticato l'abbonamento attivo o meno, ma sei l'unico e significa molto. È un grande passo per me. Significa che persone sono disposte a pagare un po' per supportarmi. Grazie mille. Ok, purtroppo posso fare anche così in verità. Se riesco a catturare il gioco. Così è molto meglio. E togliere quella chat. La chat nuova. Ok.
Facciamo schermo intero su. E vediamo. Questa schermata basta, fa male agli occhi. Il mio nome è Josephine. È il mio 18° compleanno. Il giorno in cui sono destinata a lasciare casa e combattere il Signore Oscuro. Spero non accada con tutti i giovani, perché di questo passo si estinguono a breve. Sei forte, Evil Lord. I miei genitori hanno combattuto molti anni fa. Ah, ok, no, è una tradizione di famiglia, bene. E l'hanno forzato ad andarsene da questo mondo. Ma poi, quando sono nata, quel giorno hanno profetizzato che il mondo ritornerà. Che lui ritornerà al mio 18° compleanno. E che solo io posso fare qualcosa per finirlo una volta per tutte. Ma come dovrei farlo? So poco sul combattimento. E non so come gestire la situazione. Forse posso farmi aiutare da delle persone, ma come hanno fatto i miei genitori anni fa. È così stressante. Forse se chiudo gli occhi non dovrò occuparmene. Ma se non lo faccio i miei genitori, mi butteranno giù dal letto. Va bene, mi sveglio. Devo parlare con i miei prima di andarmene. Oh cielo. Ok, è uno stile un po' bittoso tutto quanto. Dark Lord, auguri Josephine. La sminuzza. Ma poverina. È palesemente la grafica di RPG. Ok, questo no. Ma questo è chiaramente uno sprite di RPG Maker pixelato. Con musica pixelata. Lo stile, ok, posso capirlo. Ma finora non lo trovo fantastico. Sembra che mio cugino sia pronto per qualcosa. Ok, ci vado dopo che parlo con i miei. Oh no, cos'è? È una stanza enorme con un tavolino accanto. Neanche un tappeto. Piacere vederti, dolcezza. Pronto al grande giorno? Sembri ottimista. Vero, potevo rispondere no. Cioè, ma benvenuto. Belle le grafiche. Strane. Andami vicino al cugino? Vabbè. Non avrà più gli zii che sono morti dal Evil Lord. Che ne so io. Sembri ottimista. Che è buono. C'è una strada piena di sfide più avanti. Ah, farei grandiosamente. Prima però, ti piacerebbe trovare il mio cappello? Oh no, il cappello di tuo nonno. L'ha perso di nuovo e non smette di lamentarsi. Parla con le persone a vedere dove è finito. Sarebbe una buona esperienza per te. Va bene. Inoltre devi trovare persone a cui non dispiace lasciare la città e aiutarti. Mi mancavano quei giorni, combattere i mostri e esplorare. Comunque dovresti andare. Ok, devo parlare con tutti quanti. Le queste sono all'inventario. Oh no. Dice che posso anche skippare la quest. Oh. Per le quest non c'è uno slot, devo andare dagli oggetti. E andare tra... ok, strano come gestire le quest. Penso che era un... è un metodo un po' pigro, credo. Per non fare uno script. No, ok, non ora. Questa musica mi fa male alle orecchie. È ripetitiva. Come ti senti riguardo oggi? Bella scelta. So che c'è molto sulle tue spalle. Se venissi con te, potrei avere una vita rilassata ora, ma era un'avventuriera veterana. Parliamo con papà prima di andarcene. La chierica! Mamma è con noi, Valeria. Cosa ti serve, dolcezza? Andrò con lei all'avventura, caro. Ti va bene occuparti di nonno finché sono fuori? Immagino posso. Oh, scherzo, riguardo... Sto scherzando. No, ciao, scherzando, sono papà. Sono scherzando. Oh, no. Ti voglio bene, ma... perché sei così? Se continui a tenere queste battute, puoi venire... Se tieni alla bada le tue battute, puoi venire con noi. Se ti va bene. Perfetto. Come primo appuntamento. E tutti quei dopo? E manca il nonno. Che nonno pelato. Hai visto il mio cappello? Ah, se glielo trovo magari si unisce a noi. Non so dove sia. Nel vaso. No, sarà del piano di sopra, ma chi se ne frega. Oh, questa città fa male agli occhi. Pulisci a me il gatto.
Lo carezzi, si chiama Livius. Ah, bene, abbiamo anche un gatto. L'età è importante? Cos'è, il livello? O forse è la forza? Forse... forse non ci... non si livella, ma tutti i personaggi hanno... un'età che dipende dalla loro forza. Ed è evidente che c'è poca... che c'è poco fogliame in questa città. Solitamente... vado verso gli alberi cespugli qui. Anche se sono... mi distrae recentemente. Vero con te. Ok? Il druido, vabbè. Cos'è questo? Il castello? Questo gioco fa male agli occhi e alle orecchie assieme. Oh, che casino qui. Non capivo neanche dove potermi muovere. Non ti ho visto nel castello prima? Hai fatto un appuntamento? Beh, vero con te. Non che importa comunque. Ti accompagnerò io. Eh? Prendo il re? Cosa? Cos'è sta stanza? La principessa. Sei quello che va all'avventura per il suo fatto, vero? Ma immagino che dovrei... che dovrei essere più formale al riguardo, ma... risparmiamoci la spazzatura. Visto per un po' di bullshit legale, non sono ancora permessa di essere chiamata regina. E non ho molta autorità. Quindi verrà con me! Quindi un affare con te. Mi aiuti a sistemare un po' di gente problematica? In cambio verrà con te. E anche i servitori. Bene! Figo! Che sta succedendo in sto gioco? Che situazione incasinata con personaggi che ti seguono? Accadrà, accadrà. Ho visto, aspetta, ho visto uno sprite a riguardo. Non so, qualcuno mi ha dato uno screen di un'intera casa piena di personaggi. Era questo. Penso era questo. Non ricordo chi me l'ha mandato lo screen. Me ne vado, sta dietro e... principessa, lascia le battute a me. Ovviamente non ti farei stare qui. Oh cielo. Anche quello quindi. Sembra che voi andate a uccidere un po' di gente. Posso venirmi a voi, principessa? Bene! Qui invece c'è altro. Te, ovviamente, si unisce. Serve qualcosa che venga rubato? Ti ricompenserò come sempre. Bene! C'è altro lassù. Cos'è questo? Oh, sono distratto da questa parte del castello. Ci deve essere un motivo per cui questo posto sembra... che una porta dovrebbe stare qui, vero? Forse ci sono altri posti come questo? Devo romperlo in qualche modo. Ah, Josephine, sei venuta a visitarmi alla fine. Ovviamente che mi unisco a te. Bene! Spopoliamo il mondo! Potremmo fondare una nuova città, già così. Vabbè, anche questo si unisce, ho capito. Ormai devo anche risparmiare i dialoghi. Si unisce e basta. Non so, i dialoghi sono una scusa per farti riunire al gruppo, basta. Quindi anche loro si uniscono, chiaramente. Voglio uscire da città. Ok, perfetto, sei con me. Sembra che fate cose interessanti, perfetto, vieni anche tu. Chissà, sì, sarebbe bello se ci fosse qualche cameo. Quante case, devo davvero rapire tutta la gente. Non bussi? Va bene. Immagino si unisce. Ecco, infatti. Per favore, non dimmi che devo equipaggiare ognuno. Spero ovviamente che non devo equipaggiare uno per uno. Bene, anche lei viene con me. Cosa fate? Si è unito, va bene. Neanche mi risparmio quello che dicono. E si unisce, guarda un po', me l'aspettavo. Dice che era il cugino, ma non so perché cosa combinava lì. Non sono abituato che nessuno mi parli in questo modo. Non sono bravo a essere sociale. E l'ho preso nel party, ovviamente. Anche loro. Non leggo neanche i dialoghi, tanto è una scusa palese per unirsi a noi. Cos'è questo simbolo? Army? Spero di no. È il bar, perfetto, reclutiamo altra gente. Mangia il cibo attentamente. Sono dottore, non sono bravo, sotto pressione. Ok, se vi aiuto, certo. Vuoi mangiare con noi? Tu vieni con noi.
Ok, anche questo, già che ci siamo. Qualcosa, pensi a qualcosa? Vabbè. Altra gente! Puoi aiutarmi? Mia sorella è una persona che si mega concentra e si mette a scommettere. Vabbè, intanto si unisce. Tizia filosofica, vieni con noi. Sembra uno di quei treni che si fanno alle feste. Solo che questi sono personaggi che combattono. Ancora! Quanto è enorme! Questo vuole saltare lezione. Non è studente che mi fa fare un tour. Chiaramente è solo un tour. E già incominciamo ad intasare. Chissà quanto dura il gioco. Però questa cosa, il concetto è interessante. Guarda, la sua prossima risposta è: mi sembra una risposta. Non fare niente. Cos'è? Is this a JoJo reference? Vabbè. Dicevo, mi piace questo concetto. Va bene che il gioco non è dei migliori, però mi piace molto l'idea di base, perché hanno preso una meccanica degli RPG, ovvero gente che si unisce al tuo team. E poi elevano la potenza fino alla follia. Mi piace che mi hanno usato un concetto per fare un gioco. Non è un banalissimo RPG dove vai all'avventura con quattro personaggi anonimi. Certo, qui vai con 50 personaggi anonimi. Ma comunque è diverso dagli RPG normali, ecco. L'idea è interessante. Quanta gente avremo nel team? Penso molti di più. Però, se è così, è la prima città. Le prossime arriverà ancora più gente. Questo è lo zio, pare. Mancano anche questi. È un bel giro per reclutare tutti quanti. 100 circa. 100! Cavolo, sarò ancora 30, credo. Trovo il cappello, va bene. Penso sia a casa. Però già cercarlo forse è un po' più impegnativo. Vieni con noi. E anche tu. Immagino una scusa. Vabbè, neanche leggo le scuse. Sono stupide le scuse. Il cappello sarà qui sopra. Ora il cugino può unirsi? Perfetto. E anche il cugino. Il cappello dov'è però? Ok, sta cominciando a intasarsi da qui in giro. Chiaramente. Sarà qui? Posso skippare quindi? Devi guardare il dojo. È a est. Ah, ok. Bello, ci dà consigli. Visto che preferisco. Cioè, non so quanto è forte e quanto vale la pena cercare un oggetto solamente per reclutare una persona. Quando ne ho altre 50. Questa non pare. Forse è il. No, non mi pare il dojo. Ok, ancora un po' non abita più nessuno qui. Per completismo allora prenderò anche. Ok, questo è il dojo? Non credo. Non lo so in verità. Boh, un'occhiata la darei. Spostati! Più che spostarti, unisciti a noi! Spero che devo anche salvare. Ok. Certo, questa musica diventa un po' ripetitiva, ma ormai. Il dojo sarà questo? Quanta gente! Va bene. Un secondo. Corsa automatica, grazie. Corsa automatica così non devo tenere premuto shift. Tanto qui non serve camminare. Certo, sarebbe interessante in verità leggere personaggio per personaggio. Devo anche ancora vedere le battaglie, saranno un casino assurdo. Anzi, mi chiedo se ci sono battaglie. Visto che non dice a livello, forse non ce ne sono. Ancora! Forse non ce ne sono, c'è solamente una battaglia. O due al massimo con un mini boss prima del boss finale, non lo so. 10 minuti passati. È vero, sono passati. Comunque, minimo 10 minuti. Ora magari stiamo finendo, spero.
E vediamo come sono le battaglie, magari. Sarà una scemata la battaglia contro il boss finale, già lo vedo. Allora, quante altre stanze ci sono? No, basta, basta! Vado a combattere il signore del male, per favore. Risparmiatemi questa tortura. Andiamo a combattere e basta. Ah, devo anche scendere nel pozzo! Prendiamo questo e andiamo, capito? C'è anche il pozzo! Davvero puoi avere 100 persone nel party? Facciamo questo, andiamo. Powerful dude, speriamo. E andiamo all'avventura per una volta. Anche tu, Robin. Sembra importante. Devo trovare il cappello di del nonno. Posso skippare quindi da questo? Devo guardare il dojo. Non posso andare avanti senza guardare il dojo. Ma dov'era il dojo? Questo? È il dojo? Non... è un ninja, ok, è il dojo. Se è un ninja è un dojo. Che dojo è? È una stanza vuota, ma che dojo? È una dannatissima stanza vuota. Ah. Quindi il cappello dove... come... forse loro me lo danno. Non ho idea. Forse quella stanza vuota, non lo so. Do un'occhiata qui. Perché c'è una stanza vuota? Vabbè, basta. Dove... sarà quella, è blu, è il dojo, no? Non mi pare il dojo. Forse il dojo l'abbiamo già visto, ma non l'ho capito. Guarda entrambi i piani, boh. Forse addirittura sono obbligato a prenderli tutti quanti. Questo sarà il dojo? No. Non credo ci sia. Ok, questo è il dojo. Ah, c'è anche sua madre. Oh, che forte. Devi portare sua madre per reclutarla, forse. Oppure recluti e basta. Non lo so. Hanno finito i fondi prima di completare le stanze. Hanno finito i fondi ancora prima di cominciare il gioco. Dov'è sto cappello? È qui dojo. Sono stato quelle. Questa è più una chiesa? No, neanche. Ah, beh, andiamo. Dov'è? Qual è il dojo? Questa no, ho già visto. Quello ho già visto. Questo no, è troppo piccolo. Forse il dojo era a nord, quello... questo? No. Guardo qui un attimo. Non mi pare il dojo quello. Sarà... questo? No, questo è il bar. Però... ci sono due piani. No, ok, per niente un dojo. Perché devo prendere il cappello se devo salvare il mondo? Questo allora, è grande. Sarà questo, su. Abbiamo di sopra. Sarà qui. No. No, il dojo era l'altro. Non c'era la cosa che potevo completare la quest? Skip, ecco qui. Tipo, c'era molto lavoro a scrivere tutto quel dialogo e tu lo ignori? Sì. Va bene, capito. Perfetto, finita la missione. Bastava skippare. Addirittura c'è quella feature, skippare le missioni. Oh beh. Ah, devo parlargli anche. Oh, ciao, quanta gente. E non è finita la fila. Dai, forza, nonno. Ora è molto più figo col cappello, in effetti, altrimenti era pelato. Missione sconfiggi Dark Lord, posso skippare anche quella? No. No, beh, giustamente. Andiamo allora. Ah, e ai livelli. Il primo di tanti incontri. La foresta è stranamente brillante oggi.
Sembra che dobbiamo occuparci dei banditi in questo viaggio. Non sono sicura, guarda su. Non pensavi a vedermi prima, eh? Chi sei? Ah, non parli davanti a me. Va bene, mi introdurrò. Nemesis, sono il Dark Lord. Ma è Anagrom. Femmina. Sì, perché si spinge tanto, sia per i capelli, ma perché si spinge tanto a parlare con i protagonisti già subito. È educazione alla fine. Ho pensato che era meglio farti fuori ora, invece aspettare che tu prendessi un equipaggiamento fantasioso per sconfiggermi. Vedo che hai un po' di ospiti, buona mossa. Ma... puoi muoverti in modo che non sono tutti dietro di te? No, tutti dietro di te in quel modo? Non posso neanche capire quanti siano. Per ora spero che tu porti un'armata per sconfiggermi. No, non lo starà davvero facendo. Li sta schierando tutti perché fare un evento è troppo noioso. No! Per me non c'è neanche spazio. Lo sta davvero facendo. Ma davvero? Io sai che tradizione combattere con 3 o 5 alla volta? E tutti quanti guardano e basta, vero? Magari. Signore oscuro emerso, pensi davvero che puoi vincere solamente con i numeri? Ogni personaggio abilita con attributi quando usa l'attacco. Sì, ma chi se ne frega degli MP quando... Ah. Gli avversari reagiranno dopo che fai certe azioni. Ah, certe azioni le fanno reagire prima. Puoi cambiare carattere di personaggi con la sinistra a destra. Figo! Sono troppi! Teamwork? Oh! Attacco! Bonus attacco a certe persone. Ok, quindi tu hai il bonus skill o teamwork. Attacco con Valeria, bassa resistenza a attacchi di luce. Proviamo. Ah, è l'arma. Allora ora può attaccare. Attacco slash potente. Posso usare solamente un personaggio. Ok, se vince me la no, ok. No, io posso fare focus a Sarafica. Oh, vabbè. Vabbè. Teamwork. Create damage, vai. Ah, no, perché usa... Quadra fire. Boh, mi pare inutile. Nemici a volte sono resistenti o deboli a certi tipi di attacchi. Vabbè. Skill tagli buff. Danno sociale ai nemici, vai! Non lo so, questa battaglia non mi convince. Il sistema di combattimento non mi convince per niente. Allora, boh, attacco! Non lo so! Ah, il mago non fa... No, fa male. Ok. Teamwork. Difesa. Ma è inutile mettere la difesa visto che c'è tanta gente. Danno morte a un nemico? Ah, colui però sarà poco efficace, vero? No, invece. È forte, vai, spammo allora. Se trovo qualcosa di forte lo spammo. Finché non finisce il mana, e quando finisce il mana uso un altro. Poi la musica della battaglia l'ho messa neanche da boss finale. Va bene che è la prima volta che la combatti, però. Bassa difesa a danno acido. Boh, ci sarà un danno acido qui. Che sarebbe anche buono trovare una buona tattica, ma è troppo un casino. Abbassa attacco e difesa. Vai. Facciamo il prossimo skill. Aumenta statistica, no. Cura tutti quanti? Cosa? Allora danno di fulmine, dai. Non è male, lo spammo. Bella meccanica del teamwork. Sì, ma...
Non mi non lo so, ma mi convince. Attacco aumentato per quelli qui, quelli lì, dai. Quadra slash. Ma non, il boss non fa niente. Molte skill boostano le tue statistiche e abbassano i nemici, che fanno differenza tra vittoria e sconfitta, chiaramente. Danni di vita. Cura un alleato, questo è inutile. Danno vita. Questo fa male. Non posso più spammarlo, però. Danno tossico. Le ho anche passato a difesa tossico, quindi farà più male. Credo. Beh, andiamo. Spammo. Di più. Ho finito il male, va bene. Il prossimo. Boost. Evasion, inutile. Un teamwork increase. Che fa? Proviamo. Aumenta il teamwork, non so cosa vuol dire. Non fa niente. Il prossimo. Cura per tutti. Bonus attacco tutto il party, vai! Ci sono certi personaggi che fanno... che sono buoni. Danno tossico. E abbassa il mana steal, facendogli rot, a marcire. Non lo so. Rigenera un alleato, inutile. Danno tossico a tutti i nemici, ma è il boss finale. È uno solo, poi. Danni di ghiaccio pesanti. Vai! Cos'è? Un pezzo di ghiaccio che cade in testa, fuoco? Ma è sempre... Ho detto male? Cosa? Perché becca danno? Vabbè. Ah, tutti quanti, uno. È sempre qui l'animazione, ok. Da come mi... Come è mancata una mossa magica? Magia non manca. Boh, danni ghiaccio a tutti i nemici, vediamo. È sempre qui l'animazione. Prossimo. Ma chi è che ha... Perché tutti hanno mosso ghiaccio? Dipende da dove sono venuti. Oh! Attacco follow up! E il teamwork! Che ha fatto più male della magia, poi. Attacco base. Follow up, vai! Forte, il teamwork. Teamwork tuo P, in verità. Forse perché sono amici loro due? Non lo so. Quindi, se attacco... No, non segue, ok. C'è una possibilità. Ok, allora... Non so perché sto spammando ghiaccio. Dai, vinco questo e finiamo. Sta morendo quello. Kill boss. Vabbè, tu, qualcuno sicuramente può anche essere morto. Mancato. E prova. Ecco qui. E di più. Lanciagli un sassolino di ghiaccio in testa. Di più. E anche un critico. E non ho neanche usato tipo... un quarto dei miei personaggi. Danno scritto a un nemico. Quanti tipi di danno ci sono? Se sono madre e figlio ci sarà un teamwork. Sì, sì. Poi c'è anche la possibilità di teamwork, che allora intendeva quello. E ora muore. Ok, questo gioco basta. Basta, grazie. Non può essere. Il signor Dark Lord sembra un po' differente dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Ha preso un bel po' di danno l'ultima volta che ci siamo incontrati. Sembra che sia rinato. Sembra dell'età della nostra figlia. Beh, sei tu a finirla. Sei pronto? Ti serve aiuto. Non ho scelta. Mi stai risparmiando? Beh, è un po' l'opposto. Solitamente è cattivo che ci risparmia. E cos'è sta musica? Spacca orecchie. Beh, non è che uccidere qui farà una differenza. Non è neanche la mia forma finale. Non puoi ancora lasciare il sigillo, vero? Devi andare lì a distruggere il vero te per evitare che i tuoi cloni causino problemi, vero? Pensi sarà così facile? Ci incontreremo di nuovo, mortali! E prima di quanto pensiate. Sei andata. Chissà se la rivedremo. Era persistente come quando l'abbiamo combattuta. Almeno abbiamo un obiettivo ora. Va bene. Ora, basta, basta, grazie, basta! 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 Torniamo a noi, torniamo a noi.
È durato più del... Ho fatto durare più del previsto. Volevo giù vedere la battaglia, però, ecco. Beh, allora. Vediamo se c'è una richiesta. No, perfetto, ricordo potete fare richieste di giochi. Poi GG battaglia intensa, assolutamente. MMD abbacchio mista in arancia che pigliano a calcio il tizio. Non ho presente. Ma con 60 persone. Ah, quello di Giorgio. Sì, ecco. Lo streaming sta caricando, ma sì, normale. Credo. No, ok, funziona. Allora, prossimo gioco. Beh, per il prossimo, ricordo che avete. C'è un. Vi mando anche il link così potete dare un'occhiata e vedere cosa intriga. Ma intanto, potrei passare a. Il fatto è che passando a Celeste, immagino che Paul le avrebbe suggerito. È un peccato, sarebbe un po'. Certo, ora faccio. Però sarebbe un peccato per me. Giocare Celeste 10 minuti e poi lasciarlo. Perché prima o poi volevo portarlo. Prima o poi che prima. Ma va bene, possiamo portare 10 minuti a vedere. Così per avere una preview di cosa vedremo. Quindi Celeste sia. Che di nuovo. Ce l'avevo anche su Epic Store. Quindi. Quindi avevo già un modo per portarlo. Non cattura lo schermo. Così invece. No, non questo. Devo fare allora. Dovrò fare cattura schermo. Gioco a schermo intero. Cattura gioco. Qualsiasi applicazione a schermo intero. Ora me lo cattura. Ah, un controller, è vero? Lo posso anche usare, è vero? EPS. Ecco qui. Certo, è un po' invadente Celeste stavolta. Quindi dovrò fare. Ma non posso modificarlo se non è schermo intero. Che fregatura è? Non posso cambiare la risoluzione se. E poi mi è apparso per un millisecondo. Posso cambiare qualche impostazione, magari? Opzioni. Schermo intero, no, grazie. Già meglio. La finestra è un po' più piccola. Perfetto, ora si ragiona. C'è una via di mezzo? È perfetto, perfetto. Linguaggio, poi. C'è italiano! Me ne stupisco. Perfetto. Ok, beh, allora, questo farò 10 minuti di numero. Non perché mi piace meno di quel I have low stats, but I'm class leader, eccetera, eccetera. Ma perché volevo portarlo prima o poi. E non mi si vede. Non si vede neanche la chat. La chat rimetto quella, però. Quella classica. Perfetto. Facciamo anche così. Andiamo. Andiamo in celeste. Medline. Ah. Madeline. Beh. Non posso usare la tastiera, che bullshit. Facciamo così. Valdeline. Certo, forse è meglio farlo durante il gioco vero. Che quando magari farò partire la serie, eventualmente. E ricomincerò da capo. Valdeline, eh sì. Sembra il sogno di Wario. Oh no. Ci siamo, Valdelin. Respira. No, mi ha ricordato che devo respirare. È Celeste, eh sì. C'era anche quello nel bundle. Ciao, guardia, benvenuto, ben passato. Stiamo provando tutti i bundle. E cavolo, è vero. Devo cambiare anche il gioco. Celeste. Il primo non l'ho cambiato, purtroppo. Ora provo a ricordarmene. Ah, dov'è? Ecco qui. Salto. I comandi forse non. Non li ho ancora sbloccati. Ok! Comincia gentilmente il gioco, assolutamente. LT. Con LT mi aggrappo, ok. Ah, e con su vado su. Ok.
Chiaro. E chi è questo? Mi scusi signora. Ah, parla italiano, vero? È una signora, mi sembrava un vecchio. Il catino è distrutto. E questo è sentiero per la montagna? Ci sei quasi, al di là del ponte. Beh, non è di molte parole. Comunque dovrei far controllare vialetto. C'è stata una frana e per un poco non ci restavo secca. Sì. Se il mio vialetto te l'ha quasi fatta, la montagna potrebbe essere un po' troppo per te. Che simpatica. Beh, se una vecchia megera come lei riesce a sopravviverci, credo che me la caverò. Fai pure. Ma per tua informazione, il Monte Celeste è un posto bizzarro. Potresti trovare qualcosa. Qualcosa per cui non sei pronta. Si faccia curare, signora. Cioè, ah, quindi ero convinto fin da sempre. Ok, forse una volta o due ho sentito che si chiama Madeline. Ma ero convinto che si chiamasse Celeste questa qui. Seppur ho sentito un po' di volte che si chiama. Si sente fin qua che ride. Qui crolla, vero? Qui crolla! La musica si fa già in testa. Ok, corri. No! Aspetta, sì, in effetti mi aspettavo. Mi aspettavo il Zavarudo. Grazie mille, gentilissimo. Era partito del gioco Celeste. No, ce la puoi fare. Non si chiamava così il gioco. Ce la puoi fare. Qualcuno mi. Quindi forse qualcuno. Qualcuno ha mandato quel corvo a darmi un indizio. Qualcuno ha fermato il tempo. Non lo so, perché qualcuno mi ha detto ce la puoi fare. Sì, il bundle purtroppo è finito oggi. Avrei voluto fare prima lo streaming. Però. Per potervi avvisare che c'è ancora il bundle. È proprio scaduto ieri sera. È un peccato. Se durava un giorno in più ve lo potevo consigliare oggi. Ve l'ho consigliato su Discord, però, per fortuna. Allora, ci si aggrappava con quello. Bella città. Fin qua sembra facile. Lo scatto vibra anche lo schermo. Qui c'è qualcosa. No, non c'è niente. Beh, posso anche non aggrapparmi volendo. Qui la fragola. Ok, fragola tutorial, ho capito. E la ottieni se per un po' di tempo ce l'hai. Ce l'hai, ecco. Questo è? Ah, è un cartello e basta. No, oh, vero, devo aggrapparmi, ok. Quindi ora. Ho sbagliato. Ok, riproviamo. Di nuovo. Ma diventa blu celeste. Diventa celeste. Cioè, no, non è celeste, ok, Madeline. Se tocchi terra. Ah, ok. Non è partito lo scatto. Oh, forse non l'ho fatto bene. Posso fare lo scatto da qui? No, ok. Però posso fare così. Questo va. Ah, chiaro, ed anche momentum. Un secondo, è il gioco. Ah, non posso rifare lo scatto quando. Ah, non posso rifare uno scatto. Preso. Per me c'è qualcosa. Un secondo. Vabbè. Posso fare anche adesso in verità, visto che. Se guardo adesso. Magari prossime volte lascio stare. Prossima volta che lo porto davvero, magari lascio stare. Così per informazione. No, non c'è niente. Però sono contento di aver trovato. Aver raggiunto quel posto. Non è da poco, credo. Almeno per le fasi iniziali. Vabbè, facciamo sul serio. Non volevo saltare! Il momentum mi ha fregato, maledizione. Non posso scattare. Maledetto! Quindi se scatto faccio un salto, eh? Non devo scattare? Se scatto me la toglie. Penso di sì. Oh beh. Qui c'è una luce. Ah, dice che posso passare di là. Ed è una mini sfida per quello? Boh, io lo voglio. Non posso. Ah, vabbè, facciamo così. Ah, bello il gioco, bello. Sono semplici. Ah, vero, l'ho scattato. Non ho visto che c'erano spine.
Bello, perché è un platform con meccaniche base, ma... Cioè, meccaniche non così base, in verità. C'è la scalata e lo scatto. Però... Però... A queste cose e basta. E poi... Semplicemente... Semplicemente... Da tante sfide, tenendo le stesse meccaniche. Con qualche oggetto nuovo come questo, al massimo. Ad esempio, qui posso fare uno scatto in alto. Posso sfruttare il momentum per... Fare uno scatto in alto. E prendere la fragola. Fatto male, riprovo. No, era meglio. Ok, ho sbagliato. Così. Perfetto. Forse il mio indie preferito. Dovrò giocarlo davvero una volta, una volta o l'altra. Questo è solo giusto un trial. Una versione demo della serie di Celeste. Quando ci sarà. Prima o poi volevo farlo, davvero. Perché non l'ho mai giocato, devo recuperarlo. Quello, se non sbaglio, fa fare un altro scatto? Penso di sì, ma non l'ho fatto in tempo. Sì, lo fa fare, ma l'ho fatto in alto. Perché me lo fa fare solo in alto? No, ok, ero io che sbagliavo. Se faccio così anche. Ah! Me lo fa... Quando faccio uno scatto me lo consuma. A prescindere se l'ho già fatto o meno. Oh, chi è quello? E dai, amico viandante. Ciao. Che è stata a Urlo per un'escursione. Di sì. Questo pozzo è pazzesco. Quasi non mi pare vero che esista. Non è più facile delle scalate? Ma suppongo sia quello che desideravo. Mi è contento di aver incontrato un altro essere umano in un luogo tanto desolato. Ogni modo mi chiamo Teo, avventuriero di una landa remota. No, sei una chiacchierona, sbaglio? Il prototipo del lupo solitario tutto segreti, capisco. Ti affibbierò arbitrariamente un passato burrascoso. Grazie mille. Allora... Un secondo, guarda... Ah, qui si scende! Questo crolla, ma dall'alto, quindi... Puoi cadere qui. Va bene. Comunque ancora un minuto. Poi passerò d'altro. Perché sarebbe un spreco giocarci un po' di più, ma non finirlo. Ah, e chi l'ha visto? Maledetti. Ho sbagliato. No, è giusto, forse. Sì, se non mi fa lo scatto in alto. Forse userò il D-pad. Più pra... Maledizione. Il gioco che è sia cuore che lul. Dai, fisce meno capitolo. Va bene, va bene. Allora, magari lascerò stare le fragole. Ok, il D-pad forse è più pratico. Qui si scende indietro. Quindi, allora, questa via è secondaria. Ok. Allora... Dov'è la via giusta? Forse era indietro. Oh, di poco! Era qui a destra. Non c'ero lì. Do un'occhiata subito. Ho fatto uno scatto troppo scattoso. No, no, no. Voglio vedere qui in alto. No, ok, sembrava. Quello, uno scatto qui. No, ma... Ah, faccio troppi scatti in diagonale. Ah, qui non posso passare sotto le piattaforme. Devo per forza passare così, magari uno scatto. Su, ok. Perfetto. Direi che è fine capitolo. No, ok, c'è ancora un po'. Ma questo gioco. Ok, qui ho fatto io il salto troppo breve. Ok, bella sta meccanica. Qui non c'è niente. Strano. It's not just a war. Vabbè, non l'ho letto. Ok, no, lo sapevo, io lo sapevo. Ok, è facile se non ti fai fregare. Oh, questo cade, questo cade! Beh, fin qui non è un problema. Okay. Ah, cade e si fa anche da ostacolo. Adesso c'è qualcosa, ma lascerò per la prossima volta. Anche la fragola. Ah, la fragola devo prenderla usando il boost. Ok, ma lascerò stare. Faremo con calma la prossima volta.
Che ora che lo sto giocando mi viene voglia di fare il prima possibile questa serie. Oh, ho capito che devo fare. Oh, che bello! È la via giusta? No. È questa. Non lo so, in verità. Ah, posso fare lo scatto dopo che mi sono aggrappato? Credo. Ok. No, no, non devo fare lo scatto, vero? Devo farlo dopo. Con di padre molto in pratica, è vero? Perché ho sbagliato un bel po' di fare gli scatti. No, ok. Ah, ok, ho fatto lo scatto. Il scatto l'ho fatto perché ho preso quelli, in effetti. Bene, bene, è leve giusta, sì. Di qua. Oh, mi ha fregato con lo scatto, ok. Non devo saltare. Devo saltare dopo che ha fatto lo scatto. Ora, perfetto. Beh, direi che sembra molto la fine qui. No, pare di no. Questo cade? C'è un blocco che è separato dal resto, questo qui. Eh sì, cade, 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 cade. Tutto cade? No, questo cade. Ah, ha le spine! Cosa ha le spine? Piano! Sono fregato? Sì, sono fregato. Cosa faccio quindi? Non posso fare uno scatto. Strano. Forse devo far cadere questo? Non lo so. Però questo sembra che devo farlo cadere in qualche modo. Forse facendo cadere... No. Ma qui sembra che ci sia... C'è chiaramente una cosa lì a sinistra. Infatti c'è un segreto. Ma... Non questa volta. Devo aggrappare... Ah, devo aggrapparmi lì. Non devo fare lo scatto però. O forse... Ah, devo scendere dall'alto e fare lo scatto. Ok. Non devo fare lo scatto, devo scendere sempre dall'alto. Ah, ora me lo mostra. Quindi quello... Quindi quello era lì per sbloccare la strada. Ok. Aggrapparsi se... credo sia un po' difficile così. Se vuoi sbloccare i livelli più avanzati c'è un codice per sbloccarli. Ma no, 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 no. Farò con calma. Ho sbagliato. Questo è difficile. È vero, non posso fare lo scatto dopo che mi aggrappo. Così. E quello. Penso farò così, cado qui e mi aggrappo lì. Perfetto, mi aggrappo qui. Ah, c'ero, basta fare uno scatto. Vabbè, ho capito come si fa. Sono vicinissimo. Posso anche fare così. O aggrapparmi, restare anche aggrappato a quello, è vero? Basta anche stare aggrappato a quello. Perfetto. E dire che, no, non è l'ultimo. No, 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 ho sbagliato. Lo scatto non devo farlo. Beh, penso che sono vicino alla fine. Così e così. Sì, è la fine. Monte Celeste. Questa è la lapide. Questa è la lapide per commemorare tutti i caduti durante la scalata. Io no, cioè, un paio di volte forse. Ok, un paio di volte. Ok, penso che per Celeste può bastare. È stato beh, già la parte iniziale, seppure quella anche più facile, mi è piaciuta e non mi aspettavo i dialoghi e la storia, pensavo fosse solo platform. Quindi questo oggi che l'ho provato ha accelerato la data della mia serie su Celeste, senza dubbio. Non salverò, ricomincerò da capo, penso, visto che non ho preso tutte le fragole. Stato filmato anche, tanto lo vedremo la prossima volta. E direi che posso passare al prossimo gioco. Capitolo terminato. Oh, come tenera che dorme. E chiudo brutalmente. Perché no? Bene. È difficile. È sembrato difficile. Non facile. Le parti finali non immagino quanto siano. Giusto per vedere quanto da rage sono. Oh cavolo. Allora, prossimo gioco. Come sempre vi ricordo, se avete richieste ci sono 500 punti caramella. Intanto volevo passare un altro. Questo qui, A Short Hike. L'ho già visto, intravisto, e a quanto pare, non lo so, visto chi si vola. E già lì ho detto, oh, sembra interessante. E poi non è un gioco che penso portare in serie, perché non so se porto giochi di questo tipo, ma volevo provarlo. Per questo l'ho già scaricato.
anche celeste, perché sono previdente. Ne ho scaricati un po' che volevo provare nel caso. Anche questo è 10 minuti, quindi fino alle 17:10. Short hike. È un gioco Unity, guarda un po'. Ne ho consigliati due. Li ho fatti entrambi. E il primo era quello del Mega Team. L'avrei giocato comunque, però. B0. Opzioni, intanto. Ah, vero, devo farvelo vedere, è vero. Windowed. Grafica magari è bassa. 1080-720, perfetto. Com'è ora? Perfetto. Si vede, oh, va bene. Così è pure meglio. Altri due sono in casa. Ah, non ho visto gli altri due. Dopo rivedo la chat. Allora, controlli. Vabbè, gamepad, perfetto. Proviamo, sono curioso di questo gioco. Hai suggerito il gioco Yuri? Mi sembra di no. Avete buon tempo. Buon tempo, come si può dire? Passare buon tempo qui. Andrebbe bene stare lontano dalla città e prendere una pausa a tutto quello che accade. Sei ancora sveglio? Forse. Ma c'è un uccellino come protagonista? Cos'è? Sì, vengono isekaizzati? O sono già uccellini? No, ok. Che grafica strana, pixelosa. È un pinguino. Posso già cambiare la visuale. Ah, e posso già muovere. Perché stiamo muovendo? L'ho mosso io. Perché l'ho mosso in acqua? C'è del pesce. Bello, comincia così senza niente. Che grafica strana. Come va? Non ti ho visto tutto il giorno. Hai recuperato? Circa. Aspettavo per una chiamata. Beh, ecco il tuo problema. Non c'è reception qui. Non c'è ricezione. Cosa? Sì, voglio dire, non c'è ricezione. Forse l'atterrai alla cima Hawk. È un po' lontano, vero? Non è così lontano. Abbiamo già fatto il trek prima. Trekking. Va bene, dobbiamo andare in cima. Stessa trama di Celeste, quindi. Celeste è andata in cima per prendere un po' il segnale. Prendi la spiaggia e vai a nord. Ok. Perfetto. Oh, comunque. Dopo fare Odd Realm o Will of Aurelia. Va bene. Però un secondo. Devo cambiare una cosa. Allora, vi cambio la cosa. Prossimo gioco. Ve lo metto a 120 caramelle, così non cambia molto tra evidenziare il messaggio o meno. Così anche me lo tengo ricordato. Non, e anche per averlo. Qui. Ah, non si vede, credo. Ecco qui, ecco, fatto consigliato. One shot. Highway Blossom Remastered. Un minuto fa. Senti, allora ho visto 300 punti, dai. Sono pochi 120, sono pochi. Poi fatto, visto che hai speso un po' di più, puoi chiederne un altro se vuoi. Oh, beh, ho già fatto celeste, poi scommettevo l'avresti chiesto. Quindi per la spiaggia, detto. Do un'occhiata. Ah, per di qua forse. E quello? Oh, posso già volare! Clay, sai che puoi tenere A per volare? Tutti lo sanno, perché hai chiesto? Non lo so, ho il sentimento che volevi sapere. Ok. Oh, che bello! C'è qualcosa là sopra, c'è qualcosa. Moneta! Yee! Oh, come si vola, che bello! C'è qualcosa dietro la cascata? Eh no, pensavo. Celeste era d'obbligo. Non dovevo neanche chiederlo. Nel caso l'aveva chiesto Paul. Quanta gente? Però vado e basta. Certo, potrebbero farmi tutorial, è vero, però. Claire, come va oggi? Ok. Uno di quei tipi di giorni, sì. Ok, va bene, andiamo. Ti sei perso? Beh, ho una cosa per te, prendi questo. Boh,
Postura, ok, forse allora fa bene parlare. Premi Y, apri l'inventario e poi usalo. Ok. Bello. Una chest? Ci sono anche le chest qui. Soldi? A che servono? Intanto. Non posso salire, posso fluttuare? Yeah! Che bello volicchiare in giro. Sembra davvero un bel gioco rilassante. E anche qui soldi? Yeah! No, sono negati! Dove vanno? Ehi, che succede? Stavo qui in spiaggia. Va bene, faccio castelli, va bene. Oh. Ah, ok, ho chiesto di prendere in prestito la pala. Dice di fare più piccole, di prendere più piccole per castelli di sabbia. Sembra finto, ma se ne mostri una posso scambiare. Quindi devo prendere quella pala, a quanto pare. A quanto pale. Ok, ancora 5 minuti di questo gioco per provare. Sembra carino. Conchiglia! Quanta valuta c'è? Abbiamo Highway Blossom. Remastered, Adrian's e Wheels of Aurelia. Ok, vedrò un po' tutti. Ma comunque volevo dare la precedenza... Ne farò uno, volevo dare la precedenza a quelli segnati nella lista. Che vedo che hai messo Odrealm. Ok. Quanta roba. Ah, c'è anche arrampicata? C'è tutorial di arrampicate? Devi sapere come arrampicarti. Vuoi unirti al club? Siete solo voi due? Ehi, l'associazione Scala Rocce hanno un milione di membri in giro per 35 conte in giro per il mondo. Milioni di membri crescono e rifiniscono l'arte dell'arrampicarsi. Ok. Volevo dire che siete solo voi due? Tipo qui? Cosa? Ascolta ragazzo! Arrampicarsi non è per i deboli di cuore. Molte persone non hanno quello che serve. Non è così male. Comunque, vuoi iniziare il club? Per capire come ci si arrampica. Terzo membro? Vuoi essere terzo membro? Non terzo! Un'altra goccia! Nelle centinaia, migliaia nel mondo! Ok, ok. Comunque, prima chiusa. Oh, vero! Il gioco! Non cambio mai il gioco! Ah, short hike. Ormai 5 minuti non va bene. Hai la foglia dorata? Ah, non posso arrampicarmi senza quella. Ma la compro? La compro, ok. Ah, il visitor center. Che non so dove sia però. Il cartello forse aiuta. Do un'occhiata. È qui a sud, va bene. La via giusta. È bello volare. È bellissimo. Non lo porterò sicuramente. Penso, dubito fortemente lo porterò in serie. Anzi, penso lo giocherò per conto mio. Molto carino. Tranquillo. Eccolo qui. Sento che... Ho sentito che vendi foglie dorate. Piume dorate. 40 monete. Ah, non ce li ho. Per ora. Posso chiedere uno sconto? C'erano tre opzioni. Ah, ok, la merce. Ok, non vedo nient'altro, pare. Ah, vendeva anche qualcos'altro, ma va bene. Non ho letto. Dovrei quindi cercare soldi. Oh, quello cos'è? Aspetta! È una piuma dorata. Basta prenderla lì. Per me si può prendere in qualche modo. Posso fare prima di one shot? Va bene, sì. Va bene. Poi anche tu che hai chiesto prima i giochi, va bene. Tanto do... Ah, però devo un attimo scaricarli anche. One. Scrivo one, spunta chiaramente one shot. Ecco qui. Download. Scaricherò il prossimo 200 megabyte, sì. Non è troppo, ma non vorrei aspettare... Aspettare un minuto a scaricare. Per me si riesce, un attimo. Forse da un'altra parte? Da quassù? Non penso da lassù. Da qui, forse. Qui sembra fatto apposta. Ecco, dai, c'ero! Ero arrivato! Voilà! Ok, forse no. C'è una grotta lì? Aspetta.
Ci sono anche le grotte? Non me l'aspettavo. La via è bloccata. Cavolo. Ah, allora è una scorciatoia, non è una grotta. Anche perché come si vuole di una grotta, in effetti. Roulotte. Questo che combina? Sai l'ora? Ho perso il mio orologio. Ok. Se lo trovo glielo porto e magari mi dà soldi. Così per comprarmi la prima dorata. Per me puoi prenderla. Anche per me di poco, però non sono riuscito dopo un po' di tentativi. Tanto vale a fare un altro giro. E vedere in giro. Anche qui devo arrampicarmi. Ma non posso. Volevo scalare, ma la strada all'improvviso è diventata molto imperversa. Molto, molto inclinata. Si può arrampicare con una piuma dorata, ovvio. Magari facendo un po' di parkour in giro per questi pezzi. Mi chiedo se nelle speedrun, se penso sempre alle speedrun, c'è un modo per evitare la piuma dorata e volare sfruttando certe altezze. Quindi qui, poi dove? Però bello, sto volando ovunque. Potrei andare sul ponte. Aspetta, si può skippare forse. Si può skippare. Strade perverse. No, sì, proprio perverse, sì. Per me si può skippare. Devo vedere dove porta quel ponte, ma magari si può skippare passando sul ponte. Voglio sapere ora. Voglio sapere. Qui, perfetto. Ah, mi ritrovo qui. No, ok, come non detto. Quindi il ponte è qui. Ah, il ponte è qui, peccato. Chissà se si può anche pescare. Non cadere, grazie. Magari un po' di soldi per ricompensarmi. Ecco qui, perfetto. Però prima guardo lì. No, ok. Così posso anche prendere la piuma, in effetti. No, 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 piano. Posso anche prendere la piuma, in effetti. Ma intanto, soldi. 40, esatti, tondi, tondi. Allora un secondo. Provo a volare lì a prendere la piuma. E poi passiamo a one shot. Dal ponte al piuma d'oro. Pensavo anch'io, più. Non dal ponte, ma più in generale da quella parte, sì. Ora provo subito. Quindi qui. E il passo è fatto. E poi lì. Poi da qui vedo il punto più vicino. Non ricordo esattamente dov'era, ma da questa parte è sicuro. Proverò ora. Vai. Da qui sicuro. Lì c'è la grotta, quindi è qui. Ma cosa sta? No! Le correnti ascensionali mi buttano giù! Lo fanno apposta! APS, puoi salire anche da qui in verità. No. Sì? Maledizione! Maledizione. Ok, bene. Il gioco è fatto. Posso già mettere il nome di one shot stavolta. Così non mi dimentico. E non l'ho ancora scaricato. Ho fatto bene a scaricarlo prima, ma anche lì ci ho messo un bel po'. Allora potremmo continuare un attimo. Aspetta. Allora, a short. Restiamo un secondo in questo gioco, allora. Appena finisce il download, subito chiude e passa al prossimo. Poi vedi nei speedrun cosa dicono. Cosa dello stile? Questa skip salva 5 frame. Esatto. Ma mi ricordo che. Ok, mi butta giù. No, che parte col tasto. Tenendo premuto il tasto sinistro quando parte. Sarà un bug perché ho installato VJoy, un programma che fa co. Che dà questo bug. Dicevo che io seguo molto. Seguo molto Games Done Quick. E ho visto che fanno dei best of. Dei Summer Games Done Quick. Ma anche di awful games. Giochi orribili. E una cosa fantastica di dei awful games. Visto che dicono quasi sempre. Tipo questo skip salva 5 secondi. Beh. 5 frame non lo fanno quasi mai, ma 5 secondi è tanto. Ho visto una volta che hanno detto: ok, devo evitare quel tubo, altrimenti perdo 12 minuti. No, non sto scherzando, perdo 12 minuti. Non so cosa c'è in quel tubo del gioco, quel gioco orribile, ma non so cosa deve combinare per perdere 12 minuti. 12 minuti se entri per sbaglio in un tubo. 12 minuti. O era 2 minuti. Comunque, tantissimo.
il negozio era qui di piume. Comunque il download è quasi finito. Manca 15 secondi. Tanto vale. Ma se tanto vale chiudere. Ora davvero one shot magari. Quindi one shot. Se non mi debug, problemi. Che poi, una cosa strana su one shot è che ho seguito due gameplay riguardo, ma non ho mai finito nessuno di quei due. Quindi non so come finisce. Ho guardato il gameplay di Martis, ma non l'ho finito, perché non sapevo che era continuato. Mentre, ah sì, a un certo punto è interrotto a guardare. E poi quello di Fado, anche lì, dopo il primo finale, ho smesso di guardare anche quello. Non so cos'è, una maledizione di one shot. Ma, oh, guarda un po'. Ehi, ah, non si... chissà che serve. Allora, andrò di cattura finestra. Cattura gioco. Oh, dov'è? Gioco no lag. Ecco qui. Ta-da! Ok, 17:15. Possiamo partire. Ah, ci sono anche le impostazioni. Oh, è compatibile col controller. Molto comodo. Scarica il prossimo gioco, vero, vero. Il prossimo, allora. Il prossimo. Vado consigliato one shot. Poi consigliato Highway Blossom, ma fare prima quello che ha consigliato Paul, Odd Realm. Comunque vorrei fare dopo Wheels of Aurelia, in ogni caso. Quindi, Odd Realm. Odd Re. Ah, l'ho visto, è tra i primi. Sembrava carino, perfetto. Allora non mi spiacerà giocarci. Bene, in download. Dedicato all'amico Felix, il giudice. Controlli, esamina, annulla. Oh, mi dice anche per il controller. Cammina più veloce, RT. Oh, ok. Inventario Y, menu A. Start. Chiudere il gioco, salvare i progressi e si salva in certi punti, ok. Più o meno so come funziona. Oh, come tenere questo, come tenere Nico. È un gioco carinissimo questo. Alcuni ne hanno chiamato un simil-under, no, hanno chiamato, vabbè, non so se l'hanno chiamato, ma l'hanno paragonato ad Undertale per me, molti quanti. E per me è sbagliato, perché questo gioco è molto più rilassante di Undertale, con meno tensione. Che non è un male, ovviamente. Ma è molto più tranquillo. Ti raccomando. Quindi uso per... No, ok, questa è la password. Per qualcosa serve. Libri. Troppo buio. Troppo buio. Devo aprire un po' le tende? O devo usare il telecomando? Sulle tende. Ah, devo illuminare il telecomando. Tutti i numeri tranne 5910. Che però immagino devo ordinare per colore. Però lo streaming è un po' indietro, quindi volendo... Ah no, ho un altro streaming aperto. Lo streaming mio che è indietro, quindi posso vedere i colori ora. Ok, colore dei Teletubbies ma con giallo e rosso invertiti, facile. Quindi 9015. No, 9051. 9051. Ho sbagliato. Primo troppo veloce. 9051. Tadan! Accesso garantito, accesso permesso. È un gioco genere diverso, è vero. È un gioco di avventura. È una specie di Undertale RPG Maker senza battaglie. Vero, e senza troppo stress. Se non quando, tipo adesso. Mi hai trovato. Perché? Sei troppo tardi. Non resta molto del mondo. Questo sarà chiaro appena uscirai. Questo posto non era mai degno di essere salvato. Vuoi ancora provare? Allora ricorda. Le tue azioni qui influenzeranno Nico. La tua missione è di aiutare Nico ad andarsene. È più importante. Ah, sarà un one shot. PC. Ok, non mi chiamo PC però. PC.
Ciao gente simpatica, io sono PC e benvenuti in questo streaming di giochitc.io PC, però dai, PC. Ma ho il mio nome qui sul computer, ora mi chiedo. In verità non penso che c'ho il mio nome, quindi per questo mi ha chiamato PC. In teoria ho l'account Microsoft, ma quello non mi sa non può leggerlo. No, si chiama PC. Si chiama PC il mio account Microsoft. Ok, quando serve un gioco per farti capire che devi cambiare il nome al tuo computer. E la porta si è sbloccata, bene. Il nome del computer, che si chiama giustamente PC. Ah, c'è il fast travel, me l'ero dimenticato. Ehi, nessuno? Pare di no. Ah, c'è anche la corsa, vero? Wow! E serve qualcosa. Lì c'era la cantina per continuare, se non erro. Mai usato, ma potrebbe essere acceso. Da una scintilla pericolosa. Quindi posso accendere un fiammifero. C'è alcol. Infiammabile, guarda un po'. Vediamo se posso fare qualcosa. No, forse serve qualcosa con cui accenderlo. Altrimenti esplode e basta. Non si accende. Un tavolo e basta. Il divano? Forse qui c'è qualcosa che... No, dubito. Troppo buio per leggere. Forse devo ancora usare... Ah, qui c'è una stanza, vero? Oh! Ah, oh, che bello c'è Nico! Che bello c'è il riflesso! È una cosa... per niente scontata nei giochi RPG Maker. Ok, penso di sapere però cos'è. Penso potrebbe essere, lo fanno anche molti giochi anche non RPG Maker, e mettono un secondo personaggio dall'altra parte. Non c'è acqua, non si accende. Una pianta appassita. E se la... Ah, non posso annaffiarla perché è appassita. Magari se il combino è esatto e lo faccio accendere con la scintilla. Yeah, posso accendere il falò. Da quando il falò è blu? Oh beh, qualcosa brilla, è un oggetto metallico. Sì, cos'è? Chiave delle sotterranei. Andiamoci. Ok, devo anche usarle in effetti. È giù verso il mistero. Che cantina è? Non è una cantina, è una miniera di Minecraft nella tua base. Che scavi fino al... alle basi più basse. Se fosse un oro sarei inquietato di cosa sta per accadere. Occhio al magma. Eh? Al magma? Ah, per Minecraft. Ecco dove Minecraft ha preso il fuoco blu. C'è fuoco blu in Minecraft? Boh, non ho idea. Ho solamente quello rosso. Non scavare dritto in basso. Ora la torcia posso illuminare. Ho anche una bottiglia vuota per fare le pozioni, ma mi serve un po' di materiale. Qui va chiaramente. Vero? Qui va chiaramente, ho detto. Ecco, infatti. Praise the sun! Ed eccoci qui, da qualche parte. Qualsiasi parte. Che torre enorme, me ne ero davvero dimenticato. Cos'è? Non si vede neanche la cima. Fast travel. Col tasto A. Ma non ne ho bisogno ora. Non ha più potere, non è più acceso. Se ricordo bene, qui puoi cambiare il nome del personaggio. Qui c'era... Ah, ok, è un cambio zona poco occultato. Salve. Quella luce. Tu sei qui. Sì, benvenuto al nostro mondo, amico. Sono il più umile. Sono onorato della vostra presenza, sì. Grazie, scusa, sono un po' perso. Vero, permettimi che ti spieghi un po' di cose. Come sei arrivato qui? Non sono sicuro, mi sono svegliato in quella strana casa. Oh, quindi sei svegliato in una zona poco familiare? Come ha detto la mia profezia? Sì!
Sei il salvatore che stavamo aspettando. Sei quello che salverà il mondo dall'oscurità eterna. Ti fornirò con informazioni vitali. Chiedimi quello che vuoi. Puoi dirmi riguardo il computer? In quel caso ho trovato quel computer. Diceva cose tipo: le tue azioni influenzeranno Nico. Ma io sono Nico. Erano per qualcun altro i messaggi? Se devo indovinare, penso mandino il messaggio a PC, a Waldorf. Waldorf? Ah, sarebbe il nostro dio. Modestamente. Se sei qui, vuol dire che Waldorf c'è. Waldorf ti darà guida alla tua avventura. Infatti, l'ha già fatto. Davvero? Non ho visto nessuno, però. Non hai ancora contattato Waldorf? Essendo il portatore del nostro sole, tu hai l'abilità di comunicare direttamente con Waldorf. Un'abilità che nessun altro possiede. A parte il PC. E sicuramente non io. Chiudi i tuoi occhi e concentraci. Concentrati. Sai che se gli metti una parolaccia come nome se ne accorge? Una volta ho messo Holy Shit come nome e mi ha detto: ma queste cose non sono cose che dovrei dire. Waldorf, sei tu qui? Non è il mio nome. Oh, beh, qual è il tuo nome allora? PC, no. Se dico PC se ne accorge. Waldo. Non posso usare neanche qui tastiera. Aspetta, non è il mio migliore. Valgod, perfetto. Perfetto, elegante e modesto. Piacere conoscerti, Valgod. Il mio nome è Nico. Ho sentito qualcuno. Ha detto che il nome è Valgod, però. È incredibile. Sembra che il nome registrato era incorretto. Upgrade database. Upgrade completato. Non preoccuparti, chiedere a Valgod per aiuto. Sei il messia dopo tutto. Puoi dirmi riguardo? Ok, immagino quella è la domanda che ti permette di scegliere il nome. Goddorf. Anche Valgod non è male. Allora, finiamo qui i dialoghi e poi passiamo al prossimo. Non sono sicuro dove sono esattamente. Non vedo troppo lontano, è tutto così buio. Il nostro mondo non è stato così buio. Non era neanche così rotto, così rovinato. Ma il tempo non aspetta nessuno, nemmeno i salvatori. Il mondo è diviso in tre regioni. Siamo nella prima. Quella torre che vedi una volta teneva il sole. Quindi ecco, cos'è quella cosa alta? Mentre vai verso il centro, attraverserai le altre regioni. Ci dovrebbe essere una mappa da qualche parte. Puoi dirmi riguardo questa lampadina? L'ho trovata nella casa quando mi sono svegliato. Nelle tue mani sta il nostro nuovo sole. Il vostro sole? Sì. Anni fa, il nostro vecchio sole è rimasto in cima alla torre e ha dato la sua vita a tutta la landa. Ma un giorno si è spento. Il mondo si sta ancora aggrappando ad un filo. La superficie di questo mondo è abbondante con un elemento chiamato fosforo. Per fortuna l'elemento... questo elemento ha accumulato energia della luce del nostro sole precedente. È ora fonte di illuminazione, ma l'energia è finita. È limitata. Quando l'ultima delle luci muore, il nostro mondo finirà. Oh. Ma ora che sei qui col nuovo sole, tutto è a posto. Dovrai ripristinare il sole alla torre. Sembra molto lontano. Sì, è cominciato il pellegrinaggio. Inoltre il sole è fragile, stai attento. Se il sole si rompe, il mondo finirà in un istante. Oh. Giusto per dargli un po' di responsabilità. In realtà Nico is new best trap. In realtà non è chiaro se Nico è maschio o femmina. È vero, non ho visto pronomi finora. Puoi dirmi riguardo? Ultimo, andare a casa. Non volevo essere maleducato, ma non sono sicuro. Non so come sono arrivato. Ero con mia madre poco fa e ora sembra che sogni un incubo. Voglio andare a casa. Voglio andare a casa. La tua missione è salvare il nostro mondo. Come la mia missione è dirti del nostro mondo. Non posso aiutarti oltre la mia programmazione. Mi spiace. Vero che se non sbaglio era in questo gioco che diceva che i robot sono programmati per fare certe cose e alcune cose purtroppo non riescono neanche a concepirle perché non sono nella loro programmazione. Penso che tutto quello che volevo chiedere.
Eccellente, buona fortuna. Così, va bene. Qui c'è ancora il computer mai spento. Se l'accendo parlerà ancora con me, scommetto. Voglio concludere, ma un secondo vedo se posso... Mi sa che non posso accenderlo subito, vero? No, ok, va bene. Volevo parlare ancora col computer. Il rotolo del quarto muro mi affascina. Se è fatta bene, altrimenti dico che ha dei sentimenti il quarto muro. One Shot è un gioco... Non l'ho mai giocato in prima persona, in verità, ma l'ho trovato molto affascinante. Rilassante anche. Peccato di nuovo per il bundle che è finito ieri, altrimenti avrei già consigliato per questo, Celeste e qualcun altro. He's a Catman! Oh sì, possiamo concludere con un sogno in verità. Se non ero da qualche parte c'è un letto dove fai un sogno e il gioco si chiude. È una casa. Oh, questo è da queste parti, sicuro. Questa da cui sono venuto. Più su allora. Che poi in verità... Vero, c'è anche... C'è anche... Il gioco ti dice... Nico dice cosa accade se il gioco si spegne. C'è anche un achievement, credo, su Steam. Non sono per niente sicuro. Se finisce il gioco senza fargli prendere paura chiudendo il gioco di brutto. Eccolo qui. Vai, riposati. Ed ecco... È crashato direttamente. Ok. Va bene, possiamo concludere qui. Nico adesso si sveglia. Appena apre il gioco avrà un sogno e dice che è un sogno. Però se chiude il gioco senza dormire, visto che salva automaticamente, Nico dirà che il gioco... Che ha avuto paura perché era tutto buio. Se chiude il gioco, non esiste più. Forse è collegato col colpo di scena finale. Non ho idea, devo davvero recuperare. Nico sleep. E mentre dorme, passiamo al prossimo. Nell'originale devi chiudere dei letti. Se chiudi brutalmente dice, ehi, se chiudi brutalmente perdi tutti i dati. Quindi, spero che puoi salvare più di una volta per letto, però. Bene, allora. Tocca a Oddrealm. Che non ha idea di cosa sia. La minima idea. Poi il prossimo gioco, intanto. Highway Blossom. Che vado purtroppo non riuscire a seguire, però. Comunque lo provo. Intanto lo scarico. Highway. È un dating sim. Dopo vediamo. Non per Mac, per Windows. Intanto scarico, perfetto. Oddrealms. Ah, guardiamo subito. Devo anche cambiare il gioco. Oddrealm, ok. Perfetto. Non ho un'immagine su Twitch, Oddrealm. Ho altri due giochi, va bene, dopo vedremo. Recupero, tanto l'ho suggerito solo perché ho visto che c'era Yuri. No, aspetta, no, non puoi lasciare una bomba e andartene. 10 minuti, no? Hai 42. Però in verità è tra i primi giochi, ho visto che sembra anche carino. Non va il controller, devo andare con il vecchio sano mouse. Però devo cambiare anche la grafica. Ando 12, 80, così. Non posso cambiare 1080, 1020? No. Quella è la soluzione più pratica. Facciamo così, dai. E non è ancora apparso. Metto subito. Non questo. Questo. Perché non lo prende? Ora perché non lo prende? Non lo so. Frame rate andiamo su 30, dai. Però non va. Allora dovrò catturare in altro modo. Così. Non ho altra scelta. Allora sì, facciamo schermo intero. Sarà un po' brutto da vedere, ma... È così. No, vorrei però fare un po' più piccolo io. Così. È brutto, è brutto. Al massimo faccio così. Restringo questo ed è a posto. Il timer si parte da quando comincia, magari.
Se riesco a selezionare bene. Ok. Perfetto. Giochi che non vogliono apparire. Ora appare, ora appare. A noi Odrealm. Spero non sia strano. Provo una Ultra Ball. Razza. Gli altri sono coming soon. Ok, Seed. Nome del reame. Weanorf. Umano o ascenti? Tutti gli ascenti cominciano con ranghi, con skill di Void. Fare umani, giusto per vedere i personaggi normali. Ah, ah, non vedo personaggi. Benvenuto alla mappa. Determinare la zona della tua base. Il bioma è il bioma taiga è un punto di partenza. Che bioma tsundere però. Tieni in mente che stare vicino a altre razze può avere buone e cattive conseguenze. Potrebbe essere pacifici o meno. Ok. Questa è la taiga. Open right way. Proverò. Qui sta taiga, vero? Epic groove. Qua è la taiga. Beh, proverò. Peaceful. Vicini pericolosi. C'è una via pratica. Qui cos'è? Ah, sono umani. Ah, sono molti altri umani. Ok, evitiamo troppi vicini, ecco. Andiamo qui. Oh, farei anche qui. Minaccia non è... fare qualcosa di più pacifico qui. Perfetto, qui mi pare meglio. Pacifico. Così, qui dai. Vai. Ora, easy, Vanguard. Ah, scegli tu le tue cose iniziali. Medio, dai. Tanto facciamo poco. È tipo Dwarf Fortress. Ho sentito, ma non ho mai provato neanche quello. È scritto sotto biome. Oh, vabbè, tardi. Taiga, ok, ho fatto giù bene. Ok, parti. Avranno bambini, sono compagni. E una stanza da letto. Ok. Cos'è? Ah, il villaggio è un po' incasinato a prima vista. È il nostro nuovo bioma. E sembra abbiamo abbastanza provviste. Per un po' di giorni. Ci serve a trovare un po' di cibo e acqua. Ok, nel tempo i tuoi abitanti diventeranno affamati e assetati. Usa il menu pianta per piantare. Ok. Fanno i lavori automaticamente, ma puoi ordinare un movimento se serve. Scegli un abitante, col clic sinistro e col destro fai un ordine, ok. Poi con spazio, pausa e spauso. E cambio velocità. Qui cambio il layer. E con WASD muovo. Il layer, oh cos'è? Ah, sono gli alberi. E le nuvole. Ok. Strano, è un po' strano, devo dire. Allora, pianto, grazie. Come si pianta? Qui? Credo. Allora, quindi devo... Allora, puoi vedere altre informazioni dell'inventario, oggetti equipaggiati, eccetera. Ma voglio piantare io. Eppure non vedo. Aspetta, oh! Posso fare qualcosa con questi? No, non ho ancora capito bene. Posso però obbligarli a mandare a prendere cibo, grazie. E tagliare alberi. Non posso? Andare a guardare le ceste? No, muove e basta. Ah, sembrano pericolosi.
Prima quello. Focussare. Ah, sono cani, non li uccido. Ok, allora. Tamate. Ah, gli altri si sono scappati, ok. Abbiamo un cane. E quindi. Direttore di lavoro Woodwork, uno dei coloni, mi sa. Ok. Utilità rooms, non pianta. Jobs, ecco qui. Ora? Ah, forse adesso funziona. Senti, fai tutti. Devo confermarlo anche? No, serve. Ok, serve oggetti per costruire. Ok. Lavori, grazie. Come parte? Ah, serve la skill. Skill? Dove prendo la skill? Mine. Cosa deve scavare? No, ok, no, scherzo. Come se nulla. Grazie, a nulla. Grazie. Quindi se scavo tipo questo. Vabbè, non è importante ora. Ah, raccogli. Ecco, raccogli. Sono. Ah, però non ho skill. Servono le skill, quindi. Raccogli acqua. Che non so dove sia. Qui, perfetto. Ok. Ora. Zoom fuori, grazie. No, zoom in un po'. Ok. Mostra layer. No. Ah, sono scesi, ok. Vanno a raccogliere acqua, ok, loro possono. Però. Non so come attivare le skill. Stanze, questo dopo. Il gioco sembra interessante, ma l'inizio è molto complicato. Utilities? No, utilità, non sono necessità. Zone? Per mettere il cibo, forse? Non posso piantare. Costruire neanche, non ho risorse. Lavori. Posso fare whisky? Sì, voglio intanto capire come dare le... Ah! Forse qui? No. Lì sono le opzioni. Non ho capito cosa devo fare. Ancora sui lavori, forse. Qualcosa devo fare qui. Non ho capito. Night of the Consumers. Ok, dopo anche quello. Non ho ancora capito come... Non so come si gioca. Forse ho sbloccato le skill del personaggio. Ha detto che c'è il menu personaggio, è vero? Vai qui intanto. Guerriero. Ah, è la classe. No, arciere, guerriero. Ma nessuno che raccoglie. Maschio. Ok. Job, dove? Ho visto Job, ecco. Ah, posso avere un po'. Fatelo anche in tempo a leggere. Ok, per dire dove mettere oggetti. Ok, immaginavo. Però forse serve una zona quindi per depositare. Allora, zona per il legno. Questa. Per il cibo. Questa, mettiamo vicino e poi magari cambieremo. Semi. Questa. Acqua non c'è. Tutto. Questa. Anzi, aspetta, facciamo. Dai, così. Così per non fare uno per uno. E tu? Allora. Jab, non job. È il pugno. Perché non c'è l'arma. E quindi? Cos'è questo? È l'acqua? Cosa ho raccolto? Ora possono raccogliere legna, quindi? No, perché non c'ho cose. Cos'è quello che ho allora? Ah, è farina. Come, dove l'hanno raccolta la farina? Ah, col comando forse raccogli? Aiuto. Puoi quittare, aspetta, ancora 2 minuti. Voglio giusto provare. Che sembra interessante, bello e manageriale. Penso lo proverò dopo lo streaming, ma ci devo mettere un bel po' a capire. Tanto a capire. Tantissimo a capire. Quindi cosa c'ho adesso? Un arco? Da quando c'è un arco? Acqua, broccoli. Beh, non moriranno di fame. Ok.
Sonami Ren. Ren, la valuta del forum di RPG Maker. Coincidenza? Io non credo. Ferma, position, te ordina. Ah, non stanno facendo niente. Se dico di andare lì, lo raccolgono? No, non fanno niente. Però devo per caso... Non c'è ancora niente. Lavori. No, non stanno ancora raccogliendo. Raccogli acqua? Ma non raccogli acqua. Ah. Raccoglie. Non ho la skill di raccolta. Non so questa skill ancora come funziona, quindi... Penso finirò qui. Primo slot, ma penso di farlo da capo perché ho giocato malissimo. Aspetta, com'è il don... Ok, Highway Blossom. L'ha scaricato. Il prossimo è... ok, Odrea me l'ho fatto prima. Il prossimo è quello di Zoro, Night of the Consumer. Però intanto... Diamo un'occhiata. Night of... C'è anche quello che aveva giocato Martis tempo fa, ecco qui, Night of the Consumers. Apro la pagina, posso? Perfetto, e lo scarico anche. Grafica strana. Versione 0.04, 26 MB. Cosa sarà mai? Note dei consumatori, cos'è, un gioco di capitalismo? Va bene. Ora, Highway Blossom. Way Blossom. Anche questo c'è l'immagine di Steam. Mi devo già preoccupare, vero? I Way Blossom. Perfetto. Ma ci mettiamo anche un bel po' a estrarre. Beh, non subito. Remastered addirittura. Exe. Facciamo partire. Allora, gioco. Eccolo qui, questa volta lo prende. Questo lo prende, intendo. Ah, risistemo un attimo. Perfetto. Beh, la grafica sembra carina, preferenze. No, no, la grafica va bene così. Oh, cosa sono questi personaggi? Ah, come si ripristina? Linguaggio inglese, ok, inglese va benissimo. Va bene così, voce sustain. Non so cosa intenda. Musica direi che è a posto. Nuovo gioco. E siamo a 17.47. 10 minuti. Penso, spero non, penso non di più. Dipende quanto è bello. Oh, non volevo skippare. Aspetta. Non volevo skippare. Giusto per vedere. Curiosità, ecco. Per capire. Wish of Aurelia, devo richiederlo, già segnato. Beh, Aurelia volevo comunque provarlo, però se lo segni lo gioco in precedenza. Ma non penso che adesso qualcuno segna, quindi... Quindi lo gioco prima o poi. Quindi, poi dai, dopo il Consumers lo gioco, va bene? Dopo Night of the Consumers. Ci sono anche animazioni qui, cavolo. Certo, molto semplici. Ok, posso skippare, ora sì. La musica finisce e la cassetta si conclude. Ho ascoltato molte volte che ho pure memorizzato il momento dello statico della canzone originale. No, del broadcast della canzone. Sono preoccupato a... Che il deck potrebbe che il registratore potrebbe mangiare la cassetta. Ma non è mai successo, non importa quante volte l'ho riprodotta. Quindi non sono spaventato. Mangiare, penso che okay, non ho mai usato molte cassette, quindi è una cosa che accadeva, dove la cassetta si inceppava e il cavo si attaccava dentro e si rovinava tutto. Mi faceva impazzire. Ogni giorno riproduceva di nuovo e di nuovo. Certo, fa qualcosa di diverso dopo qualche loop, ma presto ritorna indietro e il ciclo si ripete.
qualche volta. Penso che lo fa solamente per scherzare con me. Io sarei nel letto. Oh, cavolo, uso termini avanzati qui. Smothering. Vabbè, temi che non conosco, ok. Mettendo un cuscino sopra la testa per bloccare la musica. Lui semplicemente alza il volume. Anche durante le nottolate. Era così da lui. Anche vicino alla fine. Quando ci siamo finalmente posizionati. Stava ancora facendo queste cose. Sono venuto a casa da scuola. Tornavo a casa da scuola e a volte la polizia era alla porta perché l'intera zona si è lamentata del rumore. Ha detto che era perché era difficile per lui sentire, ma so che l'ho fatto solamente per sentire la risposta delle masse poi che vivono vicino. Non ho capito bene l'ultima parte. Penso che era la sua peggior paura. Finire un altro sacco amaro di ossa? Di essere noioso, forse. Ha fatto tutto quello in suo potere per essere l'opposto. Fino alla fine. Ovviamente vuol dire che... mi devo sempre occupare della ricaduta. Ok, non so di cosa stia parlando. Un giorno Waldorf donerà soldi veri in cambio di caramelle. Ha visto? Ok, va bene Paul. Se vuoi comunque puoi chiedere un altro, se l'hai scattato. Posso immaginare cosa hanno pensato i vicini, vedendo una piccola ragazza... Ok, quindi sono una ragazza. Andare porta a porta, scusandosi perché qualche anziano ha deciso che sarebbe divertente mettere flamingo di plastica in giro ai loro giardini vincitori di premi. Non posso se non sorridere, se non anche un po', anche se fa male. Prendo un sorso del mio caffè. Fuori un grande colore vola sopra un infinito oceano di sabbia. Tanto deserto. Anche Roswell era solo una... Era roccia, sabbia e un po' di... fessure. Devo aprire davvero Google traduttore. Shucks. Vuol dire... baracche. A tema alieno, ovviamente. Non ho visto molti UFO, però. Non sono abituata a vedere come tutto è asciutto. Anche con la C... il condizionatore. Sono abbastanza sudata. Sembra... Indovina cosa accade quando... non fai niente a Colorado per un decennio. Nel nevoso Colorado per un decennio. A tal riguardo il deserto è un buon cambio di scenario. Non è che lo odio. Nuove viste sono piacevoli. Specialmente quando la sua salute non mi permetteva di viaggiare molto, da ragazzina. Mi vedo... sembra che potrei abituarmici. Beh, forse in 15 anni, quando ho pagato tutto quanto. Ah, dannazione Ambra. Smettila. Si chiama Ambra, ok. Puoi preoccupartene dopo. Non è il... Ok, ho sentito un rumore strano. Non è il tuo viaggio. Basta essere così egoista. Spingo... pulsante per far uscire la cassetta. È la 20ª volta oggi. Gli anni di macchie marroni e di impronte digitali sono tutte sopra, rendendola appiccicosa polverosa al tocco. Funziona comunque correttamente. Ci sono molte cassette nel compartimento. Ne riprodurrei una giusta per finirla. La mia mano gravita attraverso il contenitore. Va bene, vero? No. Ho tolto via la mano e ho girato la cassetta. Di nuovo! Quante volte la vorrei ascoltare quella cassetta? Ok. The World Unknown and the Lost Phone. Ah, un altro. Ah, quello. Quelli. Erano famosi un tempo. Di nuovo mi ritrovo ad osservare. Con un sospiro. Riguardo avanti. Raggiungo il pulsante play. Per vedere se, e poi guardo se la strada è libera. Come sempre, eh?
Cos'è? Non lo è? Tiro il freno. Il rumore mi trapassa il cervello. Guardando lo specchio c'è una ragazza in una vecchia macchina che copre le sue orecchie mentre io freno. Faccio un'inversione a U di dubbiosa legalità e mi metto davanti alla sua macchina, uccidendo il motore. No, fermando il motore, ok. Esco e paro gli occhi dal sole del Nuovo Messico. Ora capisco quanto è importante l'aria condizionata. Ma guarda, non ci vuole molto se non qualche passo prima che una ragazza esca rimbalzando con un sospiro di sollievo. Oh my god, thank you, thank you, thank you! I was starting to think no one would ever stop. Con ogni parola si avvicina di più, finché non siamo finalmente a distanza di tocco. La sua faccia sorridente riempie la mio intero campo visivo. Ancora 2 minuti, non possiamo interrompere qui, ok. Stare nel calore l'ha resa rotonda e... No, ha reso le sue guance pallide e rosse. Ma sembra che sta ancora a posto. Quasi come se il deserto prima la sciogliesse, prima che di fargli altri danni al suo sguardo. Praticamente sembra ancora a posto, anche se è a caldo. Mi sento quasi imbarazzato davanti a qualcuno vestito così in maniera carina. Ma quanto si sta avvicinando? Basta! Interessante, bacio, ma... Quindi come simulacro Sally Smith? Ah, quello del phone, sì, penso di sì. È tutto portato da un'altra cosa. I suoi occhi sono blu, profondi e ricchi, che complementano i tratti del suo profumo mentre si avvicina. Troppo vicino, troppo vicino, troppo vicino. Mi allontano e tossisco, provando a nascondere l'imbarazzo. No problem. Cosa sta facendo qui da sola? Guidando? Cavolo, è anche sola? Guardo dalle pianure al lato della strada. Mi aspettavo un ragazzo a spuntare dal suo nascondiglio, ora che qualche idiota è caduto nella loro trappola. Idiota sono io, ovviamente. Ma per mia sorpresa nessuno lo fa. Invece la ragazza continua ad osservarmi, sorridendo mentre pazientemente aspetta la mia risposta. Guardo dietro di lei, mi concentro sulla sua macchina. I think so, yeah. I was driving and I just kind of stop. Yeah. Abbassa la testa. Ah, quindi solo i dialoghi sono doppiati. I pensieri, che sono tanti per le visual novel, no. Abbassa la testa. Gli occhi fissati sui suoi piedi, che da calcio la polvere in giro. Not much of a car buff, but I can take a look at it. La sua testa torna su. E la vita torna nei suoi occhi. Could you? Yeah. Can't promise that I can do anything, but I can at least check it out. That'd be great. All right. First things first then. Prima cosa. Vabbè, il tempo è passato, direi. Però il gioco sembra fatto bene, eh? Anche coi dialoghi. Poi non so che piega prende. Non so che piega prende, però sembra carino. Sembra molto carino. Certo, di nuovo non so che accade e non voglio saperlo, forse. Allora, il prossimo proposto era la notte dei consumatori. Cos'è? Ok, vedremo adesso. Vedremo adesso. No. Non è questo, aspetta. Giochi video, bando di CEO, qui dentro. Notte dei consumatori, Night of the Consumers, ecco qui. Però è una versione beta, beta, beta. Oh beh, ora vediamo. Vediamo se me lo prende, se lo apro. In finestra, grazie. No, non me lo prende. Forse ora? Perfetto. È un po' fuori schermo. Ok, perfetto.
contiene un ambiente di lavoro retail. Oh, cavolo, sento sempre questo termine, ma al dettaglio? No, no, non può voler dire quello, retail. No, oh, sento spesso questo termine, ma non vedo mai. Vabbè, non importa. Vendita al dettaglio. Ah, davvero? E cos'è la vendita al dettaglio? È già la musica? Cos'è un gioco di zombie? Ah, non si vede. Ma gli ho messo. Ah, ok, ok. Vedevo lo streaming vecchio. Vendita all'ingrosso. Ah, ecco. Ho il controller? No. Ora? No, ok, il controller non va. Vediamo. Movimento WASD mouse. Corri. Shift. Lancia a sinistra e lascia a destra. Entra. In stacking mode. No, enter. Lascia stacking mode. Poi spazio, progresso, fa avanzare il dialogo e guarda in giro mentre stacco AED. Ok, sembra semplice i comandi. Proviamo! Tutte le attività commerciali che vendono direttamente ai clienti. Ah, ok, ok. Non ci ho mai... Non ho mai sentito quel... cioè, ma ho sentito poco quel termine. È inquietante. Sei tardi. Ma visto che sei nuovo qui, ti darò un po' di lavoro da fare. Il mio nome è manager. Bel nome, devo dire. Non siamo troppo occupati in giorni come questi, quindi puoi avere un veloce e bel turno per aiutarti a... Oh, un attimo, non ho capito il gioco. Of the consumers, perfetto. È importante. Così se uno se cerca il gioco salta a quel punto. Quindi puoi avere un facile turno per aiutare ad abituartici. Ma ricorda, hai una reputazione da tenere qui. Non vorrei che guardi uno stupido... Non sembri uno stupido davanti agli altri manager. Questo negozio è migliore nella città e vorrei tenerlo in quel modo. Se ho uno qualsiasi dei miei leali clienti non è soddisfatto del tuo servizio, lo sentirò, lo saprò. Vai, cerca Jimmy. Lavora qui per un po'. Very leale, molto... un impiegato molto leale. Ti mostrerà come fare. Metti la tua roba nel scaffale e vai. Va bene, nel ripostiglio. No. Mi è buggato il tasto di controllo. Questo non è... Cos'è questo? Ah, purtroppo è un bug che ho per aver installato VJoy. Vorrei disinstallarlo, ma mi serve per giocare a... Mi serve molto per giocare a Zelda Forward Adventures. Un attimo, se provo a chiudere e riaprire magari guardo i comandi. Però ho paura di non riuscirci a giocare. Visto che ho installato VJoy, che mi serve per giocare a Zelda Force Wars. Guardo i comandi se posso sistemare qualcosa. Però il gioco sembra da idea interessante, su. Allora, controlli. Ecco qui. Ah, non posso cambiarli, vero? Altre modalità? Facciamo così, dai, gioco anche con questo qui. Ma penso giocherò un po' meno, per vedere com'è il gioco. No, non è neanche attivo VJoy, quindi non è quello il problema. Va bene, faremo così. C'è un gioco ispirato a Persona? Ah, davvero? A proposito, è uscito Persona 4 per Steam, anche buon prezzo. Prima o poi lo volevo portare. Devo recuperare Persona. Non ho mai giocato a nessuno. Allora, metti l'armadietto, grazie. Ah, il tutorial, ok.
Che succede ora? Oh no! È così problematica la zona? Ok, ok, ok. Che succede? Non posso gestire questi clienti maleducati. È un'infinità di schifezza. Le macchie di shit. Ho raggiunto il mio punto di rottura. Ascolta, tocca a te ora. C'è ancora, ci sarà ancora un po' di scaffali vuoti. Devono essere riempiti prima che chiudiamo. Non vorrei fare il bene manager. Prendi questo. Tutte le note che ho fatto mentre lavoravo qui. Questi aiuti mi hanno salvato più e più volte. Prima esco per vedere le note quando vuoi. Ok. Vediamo. Shift core. Va bene, sì. Left launch. Ok. Andiamo. Prendo questo. Ah, tocca e lo prendo, ok. E quindi dove lo metto? Ah, devo metterlo nel magazzino? Che devo fare? Non farti prendere? Eh? Cosa non farti prendere? Appena premo esc mi togli i comandi. Oh. Appena premo esc mi togli i comandi. Ok, staff. Staff. Che devo fare con questi? Metterli in qualche scaffale, può essere? Non saprei. Oh, non volevo, ok. Non vedo scaffali dove mettere, però. Hygiene rating 5 stelle. Ah, era quello. Pensavo fosse la qualità generale. Ok, allora quello era... ok, era un... era fatto apposta, allora, ok. Non so dove mettere. Devo impilarle, non penso. Ma non vedo punti vuoti. Qui forse. No. Lancia. Devo fare su un... su uno shelf. Su uno scaffale. Ma non vedo scaffali. Ah, già non ho capito. C'è scritto kitchen sulla scatola. Ah, vero. Vero. Allora puoi aiutare. Ah, certo, dov'è la cucina però? Ok, non l'apriamo ancora, grazie. Ecco qui, cibo. No, cucina, è diverso. Alcol, bevande. Devo ricordarmi dove sono, vero? Per giocare bene. Sarà qui cucina, visto che lì non c'è. Vedo qualcosa? No, sinistra. Qui, ok. Dove... ah, spazio, ok, devo premere spazio. Cosa ho appena finito? La corsa di 100 miglia. Portami la sezione di baby vita. Ok. Ok. Oh cavolo, che colpo però. Dov'è però? Drinks è qui, è qui. Presto, vieni, forza. Qui. Oh, ma quanto è stress. Quanto è mai... ah, io non voglio lavorare in questo posto mai più. Devo ancora svuotarlo. Oh no. Non farmi prendere altri colpi, gioco, per favore. Cucina. Lo trovo, grazie. Lo sapevo. Cosa vuole? Ma lo sapevo dove tieni tutte. Non che questo posto è niente degno dei miei gusti. Qui. Basta guardare. Ti basta guardare. Farmacia. No. No. Ah. Sono dei Garms. Cosa sono i Garms? Cosa sono i Garms? Non so cosa sono i Garms. Vestiti, ah ok. Ah, dove sono i vestiti però? Non qui, dall'altra parte, è la via sbagliata. Oh no. Immaginavo c'era un colpo ma... oh no, ho perso. Prossimo gioco.
Prossimo gioco, per favore. Grazie. Interessante come gioco, ma no, grazie, non è il mio genere, per niente. Quindi, basta, basta, basta. Ed era Wings of... L'ho scaricato anche? Ah, non l'ho messo a scaricare. Vero? Wings of Aurea... no. Ah, mi sono dimenticato. Faremo allora il prossimo. Off. Tanto lo scarico e intanto faccio... Lo faremo come dopo. Tanto ho scaricato qualcuno, qualche filler. Ho perso 3 vite, guarda, anch'io. Davvero i negozi al 100% così. Circa, ma direi che è abbastanza curato, dai. Allora. Scaricati un po'. Non ricordo però... Turn base champion, don't move, death per posterous, short hike, celeste, last word, questo me l'ha consigliato mio fratello. Non ho ben capito, è un gioco dove devi avere l'ultima parola, last word, è un gioco RPG Maker anche se non sembra, RPG Maker XP, non parte. Ok, forse lasciamo stare. Però in verità no, se lancio l'editor di RPG Maker, che c'ho in verità, devo solo installare. Vabbè, non mi parte però. Perché l'ho scaricato e non mi parte. Semi-custom save. Ah, c'è lo script semi-custom save che non parte. Bel gioco. Forse l'ho scaricato male. Intanto ho finito Wheels of Aurelia, quindi faremo quello, dai. Però me ne sono ricordato. Wheels of Aurelia, eccolo qui. Intanto provo a riscaricarlo. Last word. Allora, ci sono più versioni in effetti. Scarico quest'altra, allora. 83 megabyte. È un EXE, però. Non un zip. Ok. Intanto Wheels of Aurelia l'ha scaricato. Scarico quello per dopo, nel caso non parte, comunque scarico un altro anche più avanti. Allora, Highway Blossom fatto, Night of Consumer sì, Wheels of Aurelia sto facendo ora. Perfetto. Poi scaricherò quello del cellulare, allora, che farò dopo Last Word. Intanto, per farvi vedere almeno un po'. Questo è Last Word. Lost... penso a Paia Laura Story, immagino. Altro che proposto invece, vabbè, proprio questo, sì. This World Unknown, vedo dopo. Intanto questo. Sono sempre curioso di sti giochi, ma non li ho mai giocati. Come tenere Steam Serial? Posso averlo anche su Steam, figo. Ma no, grazie. Anche per Android, forte. È un gioco più in uno. Oh, dice che è un virus. No, Last Word. Ok, Last Word. Ok. Allora, Wheels of Aurelia. Che... Questo è un gioco dove ne ho parlato... No, ne ha parlato il professore durante una lezione di... tecniche dei videogame. Non ricordo cosa l'ha parlato, ma mi ha incuriosito parecchio. Quindi volevo giocarlo prima o poi. Quindi buona cosa che era in questo bundle. Wow, X. Cos'è? Ah, Wheels of Aurelia, wow. Wow, Wheels of Aurelia, posso... Si vede bene. Quindi no. Faremo anche schermo intero, dai, tanto si vede. Così, perfetto. Ditemi se il volume è troppo alto, penso di no. Di cosa ha parlato professore? Non ricordo cosa ha detto. Ha fatto un esempio parlando di questo gioco. Italiano, perfetto. Qualità alta. Come giocare? Grazie. Spacebar per accelerare. Vuoi seguire veloce? Non c'è lo stesso automatico. Ok. Per accogliere autostopisti. Sinistra-destra per girare.
e poi su giù per scegliere i dialoghi. Ok, ah, interessante, quindi simulatore di guida e autostop... simulatore di autostoppisti. Facciamo questa sul professor Layton. Parte intro. Posso skippare l'intro dopo che la guardo, immagino. Sei sulla via Aurelia. Ah, ecco perché si chiama così. Posso già guidare. Oh, ah, anche col mouse guido. O guida da solo nel caso. Su e giù. Accelera, è là. Come si sceglie? Col click. Ah, quando finisce il timer, ok. È un tutorial di come si parla, forse. Non lo so. E l'ultimo dialogo è quello. Quanto ci mette? Cavolo. Non si può attivare subito? Ah, ups. Ok, bello, se non premo niente va avanti così da solo. Faccio così da solo, grazie. Non c'è l'autostoppista? Sembra di no. Neanche uno. Voglio accederlo. Ecco, qualcosa magari devo far proseguire. Ah, vero! Ops! Vero, se accelero non guida automaticamente. Ho anche due. Allora, dov'è un bar però? Altro da dire? Non manca molta paia, però allora accelera, ho capito. Chi è pilota della strada? I comandi devo ancora coprirli. Forse incontrerò qualcuno per parlare. Oh, un disco. Ah, no, non ho fatto niente, si è fermata lei. Credo. Era questa l'intro, vabbè, per come guidare. L'ho già sentita sta musica. No, fermati tutti. L'ho già sentita, vuol dire che mi possono bloccare per copyright. Tolgo un attimo la musica, grazie. O se non è protetta copyright, allora la musica è fatta bene perché sembra una musica professionale. Grazie. Non si skippa? Pare di no, va bene. Oh, non l'ho visto quando ho cominciato. Se intorno a 18:15 facciamo fine 25. Se non di più, vedo come mi ispira. Vabbè, sì, non si sente, ma... Wings of Aurelia! La musica sta finendo, quindi posso rimetterla così. Grazie. Black Screen Simulator. Non dovevo tabbare, vero? No, ok, ha funzionato. Quindi ora? Sigaretta? Mentre accelerò. Non fuma, ok. L'unica cosa che ho imparato da mia madre. Addirittura. Non è di molte parole questa. Ci sta una novità sul presidente Moro? Parlamento ha scaricato a parte i radicali. Che roba orribile. Orribile come questi 30 anni di regime. Sembrano i vecchi che si lamentano della politica. Dice che potrebbe esserci un colpo di stato. Motivo in più per lasciare questo paese a pezzi. Di poco. Stiamo in... Dica grazie. Posso sorpassare? Hai visto Sanremo? No, che mi sono persa. Tanto sorpasso a sinistra. Perfetto. Quella cantante Anna Oxa, vestita da uomo. Ah, ecco, aspetta, non è contrario. Non c'è recentemente invece il contrario, dove c'era un uomo vestito da donna. No, non da donna, ma con una tuta molto particolare. Boh, non saprei. Sorpasso. Autostoppista.
Dove? Dove? Ah, lì, ok. Dai, diamo uno strappo, uno in più. Oh, chi è là dietro? Pieno voi dietro. Allora devo togliere. Vado a Bracciano, la prima a destra. Lella, piacere. Mi chiamo Giovanni, tu come stai? Tutto bene, grazie, e tu? Giovanni, Giovanni, tu come stai? Sì, ho capito, tutto bene come prima. Sorpassa intanto. Oh, no, è a posto, è a posto. Bene, l'hai visto anche tu? Si è visto cosa? È un pazzo? Disco volante, l'altra notte, enorme. Ultimamente questi dischi volanti sono di moda. E ora che mi risponde? E Lella, tu sei più da cani o gatti? Boh. Mio padre non è vero che è un cane, lo odio. Boh. Che cane è tuo padre? Beh, dicono che i cani e i padroni si assomigliano. non devi parlare così con gli... con chi... Che dà un passaggio. Autostopista, perfetto, sì. Un altro in più, perché no? Passaggio anche per lui. Poi hai detto che devo rallentare, quindi in teoria... Se accelero lo evito. Dai, diamo uno strappo. Bracciano, la prima uscita a destra. Lella, piacere. Ah, quindi posso scegliere se continuare a parlare con Olga o meno. Ok. L'amico benedetto, Benny, per gli amici. Ve lascia fare della Juve, Benny. Destra, destra, destra. Biancanero di più 20 anni sono. Sembra mio padre. Però sembra che tu abbia l'accento piemontese. Boh, l'accento non sembra che cambi. No, sono nato e cresciuto a Palermo. Non dovresti tifare Palermo allora? La Juve è fidanzata d'Italia, di tutti. Ok, ognuno i suoi gusti. Beh, meno, il calcio non interessa proprio a me. Ok, non aggiungi nient'altro. Sorpasso. Vroom, vroom. Ok. Senti, ma perché mi hai chiesto di venire con te? Boh, cercavo qualcuno di cui fidarmi. Bello, mi piace come sono dialoghi qui. Non stavo toccando l'acceleratore. Ti va se cambiamo stazione radio? Chainstone and Face the Stranger? Eh? Ok. Palermitano, come è stato scritto. Ok, scusate se non leggo, ma vabbè, non devo neanche guidare in effetti. Ah. Grazie, il disco volante sta aspettando. Sapete che sei stata una bella coppia voi due? E perché non un biglietto in più per la coppa? Prendetevi cura uno dell'altro. Olga, cos'è quella faccia? Devo dirti una cosa. Sono incinta e non so se tenerlo. Perché mi hai tutto nascosto? Non è colpa mia se la pancia non si vede. Ma ci siamo incontrati in un cavolo di discoteca. Quindi le donne incinte non dovrebbero ballare? Sei meno moderna di quello che sembri. Hai già voglia di cibi assurdi? Carciofi. Conosco la buona osteria sul lago. Offri tu. Offri io, sbrighiamoci. Cosa, eh? Bella, ce la facciamo una scommessa? E tu chi sei? Che tipo di scommessa? La vostra contronauta è il vecchio Valerio, eh? Quello che ci stai? Spero nell'osteria, ma ci sto. Ok, volevo concludere, ma devo fargliela vedere a questo. Prima che arriva a Siena. Ok, volevo concludere, ma non posso lasciare quella faccia tosta a non partecipare alla gara. Su, turbo. Forza. Ma si sta complementando con le macchine. Non sarebbe più facile trovare un altro modo per abortire? Ormai ci stiamo andando in Francia. Come sorpassa quello? Come rimbalza. Come rimbalza. Mi importa non stare fermi intanto. Sì, devo guidare bene. È la mia macchina quella. Quasi.
Devo superarlo, forza, ci va il mio onore. Curva stretta, vai, perfetto. Oh, qui, ok, ok, ok. Circa, circa. Vuol dire cosa brutta? È un po' un trauma, perdi un bambino, ma... capisco chi lo vuole fare. Dai, forza. Michele, ma non battezzati vanno in inferno? Come no? Giusto, no. Ma la tua famiglia non era comunista? Che c'entra comunismo con l'inferno? Non è una religione, è comunismo, a quanto sappia. Però credo a Dio. Tu sei stata battezzata, cambio argomento. Come si può battere quello? Non riesco. Forse con movimenti assurdi. Se veniamo avvolto nel mistero, devo parlare e anche fare la gara di corsa con questo. Dai che lo sto rimontando. Anche lui si batte in giro. Ok, perfetto. Ci sono. Ok, piano con quel. Ok. Ma lo posso. Ok. Oh, oh, oh. No. Dai, dai. Ci sono, lo sto superando. Devo andare in bagno. Tieni, abbiamo altro a cui pensare. Ora c'è la gara. Maledetto. No. È una canzone italiana questa? È una canzone italiana. Forza, devo batterlo. Dai. Poi valero brava parole, ma al volante. Sto capendo ora quanto ti piace correre. È solo che mi piace il pericolo, sì. Ok, taglio qui. Dai, ci sono, lo sto superando, ci sono. Ma di poco. Oh, no, se taglio la strada magari. Sai come vanno gli aborti in Francia? So che legale. Ah, io non so, ok, non sapevo io. Beh, immagino sia legale adesso. Dai, forza! Vabbè, qui non so come rispondere. Ho vinto? No. Dove? È giusta, vero? Questa serve giusta. Dai! No! La curva da quella parte no! No! Ho preso il vantaggio! Ora non... Oh, oh, oh! Curva fatta! Perfetto! Direi che sono a posto. Ho pensato a fare un figlio? Troppo... Vabbè, non mi pare così giovane dalla faccia, in verità. Puoi pensare si può fare a qualsiasi età. Ok. Perché ho vinto. Mamma ne aveva già 2 a 20 anni. Ed è felice. Ok, direi che io ho stravinto. Quella curva mi ha fatto vincere, devo dire. L'auto mi sta ancora seguendo, ma basta tenere l'acceleratore e sono a posto. Però ho paura che possa rimontare. Dai, dov'è il traguardo? Ah, quindi lei vuole andare in Francia per poter abortire. Ok, forse il professore ha parlato di questi temi. Conosce le regole, bello. E da quando vi frega delle regole a voi? Noi? Intendi noi vincitori? Intendo voi comunistelli. Cosa ho fatto? E partono gli insulti. Bella gara. Oh, ho vinto le chiavi. Ok. Ah, in Italia? Sono in Italia? Siena non... Non conosco Siena. Ok, penso possiamo, può bastare. Macchina nuova? Devo vedere. Ah, strapita riconosciuta sui giornali. Prendiamo l'auto? Va bene. E c'è Valerio. È sito con qualcuno su quell'auto arancione. Con una pistola. Devo anche pedinarlo. Ok. Ok, va bene. No, lascio stare per ora però. Interessante come gioco. Wispedia. Ah, le persone che prendo. Ah. E di quello che parlano mette qui in modo che possa approfondire. Bello. Tutti i progressi di questa partita. Non si può salvare? Boh, non che volevo continuare, però è un gioco interessante. È curioso come è un simulatore di guida, ma anche di dialoghi. Vabbè, scotte per i dialoghi, ma ero impegnato a fare la corsa. Ruota, ruota!
Questo è grazie a Padre Pio in versione gioco d'avventura. Non ho presente quello. Il predestinato vince, credo. Non conosci l'Aurelia, Bracciano, Siena? Pensavi di essere andato all'estero, all'estero con Siena? Non conosco. Non conosco quella città. Non sono mai stato forte in geografia. Via che Twitch ti chiude per temi politici. Sì, evitiamo, ok. Gioco prossimo. Last Word avrà scaricato. Ah, l'ha scaricata e magari funziona. Il gioco dopo in verità è la Lost Phone. Che però... Oh, qua messaggi a Steam? Ah, ok, no. Parlano del... per domani di Zelda Force Wars. Allora. Questo è già scaricato. Last Word, allora. X. È quello che, che estrae? Solito RPG Maker che viene riportato come un virus, chiaramente. Allora. Last Word, eccolo qui. Questo funziona. Ecco qui. Allora. Tiro schermo e mettiamo il gioco. Last Word. Ultima parola, letteralmente. Gli antivirus odiano l'XP. Anche in verità alcuni odiano il Big Sense per qualche motivo. Aspetta, mi ricorda molto... Per un momento mi ricordava l'ingresso della casa di Witch... di... The Button Witch. Insisto. Ma sicuramente, dopo di lei, tutti vogliono avere l'ultima parola. Nuova partita. Tutti quanti sono oscurati, vedo. Scusami, gentiluomini. Questa è la villa del professor Shet Chatters, vero? Certo, siamo arrivati anche noi da poco. I camerieri dovrebbero tornare a breve. Vediamo se le faranno entrare. Non mi aspettavo di vederlo già subito. Vedere cosa? Questi discorsi, la guerra delle parole. Sai, quello che i due uomini qui stanno facendo ora. Per avere l'ultima parola? Vedo che c'è un po' di discorso. I giochi di parole sono comuni agli incontri sociali. Non è completamente inaspettato. Sì, ma hai mai incontrato il giudice Bosting e Mr. McCall? No. Li conosco, ma non ci siamo mai presentati formalmente. Perché? Continuavano ad avere l'ultima parola l'uno sull'altro. È un dolore da ascoltare. È come se chi parla per ultimo ottiene una ricompensa. O qualcosa di simile. È esattamente il punto, giovane signore. Non c'è che non fare il finto tonto. È una villa molto grande questa. Solo il meglio per il professor Chatters. Si degna di entrare? E gli altri due? Ci aspettiamo per loro. Staremo qui tutto il pomeriggio. Venite. Ok. Ma c'è cosa la porta in faccia? Dopo che ci hai invitato a entrare? Puoi credere? Credo che stranamente posso. Speranzosamente il professor Chatters avrà maniere più educate. Anche tu l'hai mai incontrato? Non posso dire che l'ho fatto, ma non posso rifiutare il suo invito. Questo è un incontro di alto livello, se non mi sbaglio. Sarebbe un grande boost per la mia posizione nella corporazione Meshimbo. Oh, finalmente ha vinto l'altro, credo. No. È tempo che intratteniamo il nostro ospite, Mr. McCall, dopo di lei. Gentile da parte sua, Mr. Bosting, ma insisto che lei apre la strada. Non potrei, Mr. McCall. Mr. Bosting, deve permettere il piacere di permetterle di andare avanti. Oh no, smettetela. E il gioco, no, you, sì, esatto. Penso che Phoenix Wright fosse quello. Boh, idea mi piace, dell'ultima parola, devo vedere come sono le battaglie, tra virgolette. Intanto entriamo, ok. Vedi che intendo?
Sei un po' ignorante, vero? Oh, vero, spero che ti avrei messo la musica. Perfetto, sì. Sono Witty Ghostship. Piacere incontrarti, sono Seymour Seysum. Oh, Seymour House. È un piacere. Entriamo prima che faccia buio? Mentre gli altri discutono. I disegni mi ricordano Ben 10. Oh, non saprei, a me non è avuto quella impressione. Gli sprite, i chara sono così perché... Non so, non avevano voglia di farli a mano. Oppure stonavano, non ho idea. Quindi questa è la Summer House, la villa del professor Chatters. Ovviamente, perché ti è l'ovvio. Deve essere ovvio? Non sono mai entrato qui dentro. Entrata. Buon punto, sicuramente non sei entrata. Non lascio nessuno entrare nella proprietà. Sei un po' giudizioso per essere un servo. Un cameriere. Probabilmente, professor Chatters ha delle guide molto strette per chi può venire alle sue riunioni. Ci sono molte figure che cercano di entrare dalla porta principale. Qualche volta gli ospiti hanno classe, altre volte mi devo mordere la lingua. Come ora, per esempio. Non penso che tu abbia lavorato molto con un'attitudine di quel tipo. Sono professionale, Mr. Seymour. Sono qui da un bel po' di tempo e non dimentico mai una faccia frampi. Una faccia frampi. Non me lo traduce. Poco fashion, ecco. Ridacchia bene che ridacchia ultimo. Mi assicuro di aggiungervi entrambi al mio catalogo mentale di ospiti regolari. Gli altri sono più avanti. Seguitemi. Sei pronto? Immagino. Non esattamente il mio forte. No? Non è... mingle? Non ti mescoli spesso? Mia madre gestisce molti di questi incontri. Impara argomenti chiave per sbloccare topic chiave. Ah, per discutere con le altre persone. Può essere. Ho messo... No, non ho cambiato il nome, cavolo. Word. Mi dimentico di farlo. Ok. Era il capo della casa Seymour. Era un po' difeso. Forse può recuperare con le sue abilità. Ma prima un bicchiere di vino. Ok, andiamo. Movimento. E casa Seymour. Livello 1. Ho imparato un po'. Qui che accade? Prima battaglia. Non l'ho salvato. Questa notte si prospetta interessante. Ci sono molte facce nuove. Pure io. Certamente. Lei specialmente. Ed è problematico. Vengo a questi party per conversazioni reali, discussioni, argomenti, gossip. Onestamente, signora? Gossip. Stupido cianciare, immagino. Gossip. Non ho idea. Stupido cianciare. So chi sei. Prima di dirlo, Miss Gossip, vero? Ah, è il suo nome, vero, è il suo nome. Cognome, sì. Ups. Non penso che è quello che serve per tenere la tua posizione qui. Sei seria? Lo sono. Non sei d'accordo? Sicuramente. Eccellente. Si combatte? Muovi il cursore avanti per ottenere l'ultima parola. Livelli alti hanno un vantaggio di partenza più alto. Witty, io, e 11 livelli sotto, livello più basso. Disruptive. Disruptive. Dirompente. Ma come si intende quel dialogo? Sottile, comune e overt. Evidente. Ah, una palese una palese, ok. Però questo cambia qualcosa. Ad esempio, la palese non fa niente. La sottile avanza molto. Quindi è sottile.
Strano. E livello 12 lei, oh no. Allora, sottomissivo e sottile. Ma non fa niente. Ottieni però il tatto. Ti dà tatto. Dal potere. Più potere hai, più tatto ti dà. Prendi tatto. Ho preso una pozione. Ah, ho il tatto e il potere. Lei usa il tatto per spammi una frecciatina. Però non ho capito. Il pau forse è per fare frecciatine più forti. Beh, sembra che ti ho lasciata senza parole. Quelle brava ragazze, portami un bicchiere di quel blank di dannata. È delizioso. Forza, mostra un po' di classe. Non lasciare una donna settata in attesa. Ma va bene. Curiosa la battaglia, ma devo ancora capirla. Puoi mettere versare il vino abbastanza bene, però. Ah, divino! Come sicuramente sei conscia, c'è un grande potere nell'abilità di ottenere l'ultima parola in una conversazione. In quel breve momento di senza parolaggine, sei suscettibile alla mia persuasione. È un sentimento molto positivo. Sicuramente. Non sono entusiasta abbastanza. Se mi scusi, andrò a discutere da un'altra parte. Trova l'icona del lock per proseguire. Vorrei provare un'altra battaglia, magari posso gestirla meglio. Tipo qui. Si può salvare? Vini, raccolgo vini. Eh? Ah, lì si salva. Oh, sbaglio. Va bene. Penso di interrompere qui. Ho fatto 10 minuti. Il gioco sembra interessante, ma non ho capito come si combatte. E poi i topic non ho capito che servono. Ok, giusto per riprovare. Per capire come funziona e poi passiamo al prossimo. Disruttivo, ottieni il potere. Sottomissivo, il tatto. Giustamente, aggressivo, movimento. Aggressivo, avanzi per vincere, ho capito. Di muovere la conversazione avanti, nella direzione che vuoi. Devi attentamente maneggiare tre tipi di frasi. Cominciamo con la frase distruttiva, che ti dà il potere. Questo però non ho capito cosa cambia. Questo è chiaramente meglio. Sottile. Il disruptive dà un piccolo potere nella conversazione. Però modificare il discorso serve tatto. Guarda che il potere, scegli una frase sottomissiva. Ma prima diamo il loro turno, ok. Mi spinge indietro. Sottomissivo, sottile. Prendi tatto dal potere. Ah, quindi usi il potere per ottenere tatto. Capito. Il sottomissivo abbassa il potere, ma ottieni tatto. È necessario per essere aggressivo senza perdere la faccia. Ah, e se si arrabbia, non so cosa accade. Diciamo una frase aggressiva e vediamo la conversazione che si muove. Tanto anche lui si prende tatto, vero? Sì. Aggressivo. Che muove. Aggressivo muove tantissimo, cavolo. Ah, perché se faccio più avanti è più perdo tatto. Anzi, devo usare il tatto. Non posso fare overt perché non ho abbastanza tatto. Devo fare questo, common. Avanza molto la conversazione dal suo punto. Più puntini ha, mostra la compostezza. Che cambia più avanti la conversazione usando frasi aggressive. È importante, se qualcuno ha la compostezza danneggiata, diventa più suscettibile alle frasi aggressive. Oppure, ovvero le frasi aggressive muovono più avanti la conversazione. Ogni frase usa un tono. Un combattimento di gestione di risorse, non male, mi piace.
In pratica è come uno status. L'irritato? Sì, subisce più facilmente danni da aggressivi. Danneggia la compostezza usando un tono più forte. Ogni frase usa un tono. Appena quello che parla sceglie una frase, usano anche un tono. Ok. Devo battere i toni, quindi. Interessante. Quindi uso un tono circolare. Quindi si usa un tono... Il cerchio mi è battuto dal quadrato. Quindi questo. Ah, ok. Che... Questi mi danno movimento ma tengo poco potere. Questa è una via di mezzo. Quadrato che batte il cerchio. È più frustrato. E ora prende altro tatto. Cavolo. Direi che ho il potere, posso prendere tatto con la sottomissione. Visto che è quadrato userò... Ah, questo non posso però. Non c'ho abbastanza... Non ho abbastanza potere. Quindi userò ancora distruttivo. Battendo il quadrato con questo. Il sangue sta bollendo. Anche a me mi ha colpito. Infatti è un po' irritata. Ora momento sottomissivo. Al cerchio ancora, quindi... No, devo usare il quadrato però stavolta. Però 50 esatto, sarebbe un peccato usare poco tatto. Ma no, andiamo, dai, andiamo. Voglio provare a farlo arrabbiare. Pronto a scoppiare, addirittura. Aha, prontissimo a scoppiare, quanto è arrabbiato. Allora, aggressivo posso fare, ma devo farne uno esagonale, che non... Ah, è questo, perfetto. Si muove di 3, vai. Ah, si muove di più, perché è pronto a arrabbiarsi. Cavolo. Ora sono frustrata. Non posso in alcun modo evitare che mi faccia arrabbiare. Perché forse devo guardare quali non può fare. Ad esempio, se non può fare questo. Vabbè, c'è chi lo farà in qualche modo, è vero. Ho tanto potere, quindi magari sottomissivo per prendere un po' di tatto. Uno quadrato. Questo qui, sottile. E ora è senza ritorno, è arrabbiatissimo. Ora, aggressivo, posso ancora? Posso. Perdo tatto, ma ne ho abbastanza. Allora, quadrato, andare di esagono. Vinco in ogni caso, vai, sottile. E l'ultima parola è mia. Non male. Non male come gioco. Livello 2. Ecco, lo tengo livellando. Va bene. Penso può bastare. Non salvo, tanto ricomincio da capo. È meglio salvare, sì. Oltre il limite. E questo è il Super Kazima che ha oltrepassato il limite del Super Kazima. Non so ancora cos'è il Super Kazima. Allora, metto lo schermo intanto. E il prossimo gioco è quello. Intanto però vorrei vedere... Intanto se c'è qualche richiesta che ho saltato. No. Allora, quello dopo che ha proposto era... Era un po' indietro. No, World of Unknown. Ok. Unknown. The World Begins With You. È l'opposto di The World Ends With You. Cos'è questo? Do un'occhiata. È una è una visual novel? Boh, io lo scarico. Devi fare appuntamenti con ragazzi. Cosa mi fai scaricare, Paul? Ok. Infatti c'è anche qualche gioco altro che voglio provare. Ma non ora. Quindi. Bundle era... è questo? Non è vero il nome, vero? Alpha 16, sì, è questo. Estraggo così. Sarà questo, Lost Phone, sì, è questo. Devo mettere il nome, però. Allora. Another Lost Phone, Laura Story, perfetto. Per quello l'ho scelto, ma... Troppo grande, no. Ok, pensavo fosse già crashato.
Facciamo così, dai. No, troppo grande ancora. Allora, un pochino più piccolo. Dai, perfetto, così. Era meglio una risoluzione adeguata allo schermo che ho, ma va bene. Oh, vabbè, poi è così, va bene. Schermo, gioco no lag, eccolo. Qui. Ah, devo togliere anche tutto lo schermo, ok. Sistemo questo e ci siamo. Ok. facciamo così. C'è il tasto per allargare, se non sbaglio. Ecco qui. Sarà un po' allargata, ma a posto. Diamo un'occhiata. La storia del telefono è inventata, ma le vicende sono su fatti veri. Via col gioco. Oh, cominciamo. 12 messaggi da non letti da Ben. Italiano, bello. Ho passato una notte insonne a aspettarti. Ho chiamato tutti gli ospedali e le cliniche. Non vado in ufficio, aspetto le tue notizie a casa. Laura, dove sei? Posso rispondergli che ho trovato? Ah, questo apri lì, questo. Ah, questo va indietro e questo per l'app, ok. Sim card manca. Che fregatura! Wi-Fi, ma questo wifi? Oh, che c'è un wifi, bello! Audio. Oh, facciamo così. Sim mancante. Batteria. Oh, non dirmi che ha tempo. Ah, ci sono le opzioni? Impostazioni. Lingua. Oh, bello! C'è anche la lingua qui nel cellulare. Rete. Niente. GPS. Non lo abiliterei per ora, grazie. Se cancello finisce il gioco. Sì. Cara, buon compleanno sorellina. Quanti messaggi, cavolo. Oh, dai, devo davvero. No, grazie. Altro? Sono qui. Tanto registrato da Ben. Oh, non lo farei ancora, mi preoccupa. Galleria? Cos'è? Cosa sono questi? Un negozio? Ma non ci sono molte foto. Chissà se puoi sbirciare Facebook o Twitter. Non c'è l'internet qui, per ora. Calendario? Pillola. Ogni giorno una pillola? Serata Space Bar oggi, che giorno è? 6/6/2017. 6/6, quindi agosto. Aprile, maggio. No, che dico, giugno. No, maggio, scusate. Giugno. Oggi è il 6. Non combiniamo niente oggi. Giugno, invece prima. Maggio. Motivo per cui ha perso il cellulare. Esame del sangue. Visita medica. Anche altre visite mediche, era messa male. Compleanno di Ben. Cuoricino e il suo ragazzo. Ok, ma nessun indizio in particolare. Guardo meglio, aspetta. Che posso passare così più veloce. Mio compleanno! Auguri. Oggi è il 16 giugno. Non c'è niente, ok. Niente qui. Vacanze! Congresso? Cardiologia? Quanto va indietro? Treno per Wixdray, weekend con Emma. Parrucchiere, matrimonio a Gabriele. Serata Space Bar. E finisce qui. Allora. Altro? Attivare, io sono qui, dai. Ah, non c'è internet, vero. Forse guardando i messaggi. Guardare ancora meglio i messaggi, ho capito. SMS. Oh, forse galleria? C'è qualcosa? L più B. Laura più l'altro? App. Ah, vero, le app. Email anche. Da Nadia.
dal dottore. C'è un modo per le... Ah, non c'è altro internet. Sconto. C'è un modo per avere il wifi? Non ora. Power Job Messenger. Calcolatrice. Ok. Allora, ti ho visto. Security chest. Ah, immaginavo. Note. Note, sarà qui wifi. Space bar. Wifi space bar. Ok. Public free wifi. Sì, si posso vedere. Ah, oh, mannaggia. Ecco. 6 3 8 9 8 6 3 8 9 8 5 6. E come si... Ok. Che rumore. Perfetto. Ho il wifi. In qualche modo ho ricordato. Grazie. Ok. Altro. Dottor Vansi. I nomi dei dottori. Stanchezza, risveglio. Ah, i sintomi. Stava male. Zucchine ripiene. So cosa farmi per cena. Spesa. Oh, che bello. Posso anche settare. Musica. Ah, cambierei. What does the fox... Ah, non è quello, ok. Contatore. Ha contato qualcosa in certi giorni? Cos'è? Molto in cui sta male? Sono qui. Boh, attiviamolo. Seppur spero non finisca male. Come si faceva il GPS? Ha opzioni, penso. Ecco qui. Vabbè, attiviamo. Cosa potrebbe mai andare storto? Non sono password. Ups. Ok, non sono password. Forse tra le foto. Però ora posso vedere le altre mail. Una offerta eccezionale. Pubblicità. Messaggio a Claire. Questa è una foto. Boh, la scarico. Giuliano. Da Paolo. Ah, è la sua ragazza. È il suo ragazzo, sì. Power job. Non è la parte horror. Vabbè, io ero un po' stressato con la parte horror. Non è così grave per me. Super regali. Melania. Mitch esce a bere qualcosa con Elsa. Ah, questi gossip. Conferenza zero rifiuti. Per provare a rimorchiare. Inviata anche, vero? Stronzo. Che problemi hai? E perché sono finalmente felice con qualcuno che riesce a farti una... Ah, è suo ex. Penso sia suo ex. È suo ex. E ma non so cosa ha fatto. Questo non so che sia. Mitch esce... Ok, quindi qui hanno già parlato. E basta. Ok. Notte ho già visto. Mail pure, sms, non ho visto tutti. Però in verità mi serve la password per sbloccare. La fidanzata non è Ben. E infatti quella è la sua ex. Aspetta. Alex è la sua ex. Mentre Paolo è la sua, è il suo fidanzato. Forse ne va di più. E qualcuno l'ha uccisa. Non ho idea. GPS non lo posso ancora attivare. Galleria guardo meglio. Magari c'è un indizio per una password. Mi viene fame. Non mi sembra. No. Intanto chiudo tutto. Non vorrei tenere come il cellulare di mia madre, che è sempre tutto aperto. La cosa non ho visto bene sono i messaggi, però... Però non penso che hanno inviato messaggi. Hanno inviato... Quanto hanno scritto? Vabbè, che sono fidanzati, però quanto hanno scritto? Cosa che serve? Ah, per andare in cima, bello. Ok.
posso scrivergli? No, no, la sim manca. E metti una... una sim? Batteria è sempre carica, bene. C'è anche wifi di Ben. Non so che devo fare ora. Non c'è la sim, quindi non posso fare niente. Ah, un gatto, ok. Qui parlano di gatto, ma Alex è allergico. Alex chi è, quindi? È un amico Alex, sarà? Oh, delle foto! Quindi ci sono delle foto. Magari c'è una con il codice da sbloccare. Boh, io le scarico. Sorpresa per l'università di matrimonio tra Amelia e Vittorio. Emma... No, Elsa, ho già visto. Alex, ho già visto. Adam Waugh, cos'è? Sarà... vabbè, non è una persona vera. Boh, una foto. Ok, quello è il fratello di Charlotte. Non ricordo chi era. Sara. Niente. E Amanda. Carmen e sua sorella. Magari a lei hanno dato il modo per sbloccare il cellulare? No. Forse leggendo bene. Non ho altre idee allora. A meno che tra poco finisco, però vorrei capire come sbloccare. Forse un codice per la security chest. Il suo compleanno. Il giorno del suo compleanno sarà. Torno. Ok, 14 aprile. Quindi 14.04. Proviamo, non costa niente. 14.04. Suggerimento. Ah, è il suo suggerimento. Alla nascita è il mio primo ragazzo, Onno. Numero d'ufficio è il mio penultimo capo. Il numero civico è il posto in cui ho incontrato Amanda prima. Cos'è? Ok, basta. Certo. Va bene così. Interessante, ma basta, non voglio fare matematica ora, o ricerche. Ah, magari era così facile. Ok, this word unknown. Però intanto ne scarico... in teoria ne ho già un altro scaricato. Allora... devo vedere quali altri c'ho. Intanto cambio modalità di visualizzazione. Il momento che ho giocato era... vabbè, qualcuno di strano in verità ho scaricato. Come possession ho scaricato. Però intanto qualcos'altro vuoi scaricare? Un secondo. Così per vedere. Quanto siamo? Ancora un'ora possiamo fare tranquillamente. Quindi... ah, è tra i primi. Non sapevo quello. Quello l'ho visto tra i primi, ma questo non ci ho fatto caso. Which way? The puzzle. Vuoi provare qualcuno come... Lena Inception. Posso vedere? Posso vedere la pagina? Così, curiosità. Sembra carino. Però è tra i primi. Potrei prendere una a caso, in verità. Vai. Prendo la lettera a caso. Prendo il primo. Dai di un spazio porto. Non è che mi convinca, in verità. C'erano un paio scaricati, dai, faremo quelli. Faremo quelli. Intanto, quello che ho scaricato è This World Unknown. Perfetto. E cambio anche il nome. This World Unknown. Tutti senza immagine qui. Walden sembra promettere bene per il nome. È vero, hai ragione. The World Begins With You anche potrebbe incuriosirmi. Quindi... ah, questo è This World Unknown, ok. Ho cercato proprio Word, ok. Allora, vedrò di scaricare... dov'è? Walden. Un gioco. Non so cosa sia, ma scarichiamolo, dai. Un gigabyte! Pensa a un gigabyte. Boh, io lo scarico.
prima o poi finirai di scaricarlo. Potrebbe pesantire lo streaming, è vero, ma... boh, provo. 7 minuti rimanenti anche, sembra veloce. Questo anche scarico. Così mi ha incuriosito. Forse meglio dopo. Forse meglio dopo. Quindi, partiamo intanto con l'altro. This World Unknown, l'estratto, perfetto. A noi, gioco strano. Allora, faccio apparire. This World Unknown. È anche allineato abbastanza. Ta-da! Guarda i giochi richiesti. Ah, vero, non ho visto. È un po'. C'è Forgiveness e Escape Room. Ok, però... ormai partiamo con questo, poi farò quello, va bene? Mi piace la posa. Ok, 10 minuti di numero, non di più magari, grazie. Posta un minimo. E vediamo cos'è. Cos'è? Luca, sai quando tornerai? Mi spiace, non posso dirlo. Non so quando questa guerra dovrebbe finire. Nessun altro lo sa. Sono passati anni, ma nessuno lo sa. Nessuno è cambiato. Gli servono sempre uomini per combattere. Non piangere, non per me. Ma scusa, sono egoista, vero? Anche se ho detto che non l'avrei fatto, è successo prima che potessi capirlo. Immagino deve essere piangere in quel modo. Anche se penso che stia facendo la cosa giusta. Ma quando ci penso... Ascolta, Rea, non preoccuparti. No, no, questo qui non mi convince. Con lo sfondo stona un po', ecco. Povero Luca lo tradirà, immagino. Per la prossima compilation potessi mettere un orologio a schermo. È vero, ma a volte sforo un po'. Va bene, però è vero, è una buona idea. Ti vedrò di nuovo, sicuramente. Se tornerò. Tornerò, se ci mette... anche se ci metterò mesi o anni. Prometti? Ovviamente, prometto. Io non ho promesso niente, vorrei far notare. Ma cos'è sta grafica? Apro gentilmente, ok. Saltiamo questi convenevoli. Tengo la mano con la mano alla testa. La mia testa è tutti, i miei capelli sono tutti incasinati. Ho avuto un altro sogno riguardo lui. Ricordo quel giorno perfettamente, a dettaglio. Il modo in cui le nuvole si muovevano come barche attraverso l'acqua. Il sorriso di Luca è come era tremolante quando provava a confortarmi. Il modo in cui si è girato l'ha fatto per nascondere un'espressione che non potevo vedere, ma lo sapevo, era spaventato. Ha provato a non mostrarlo, ma potevo capirlo. È passato un anno ormai. Mi chiedo se è ancora vivo. No. E chi è quella? Medium rare. Medio raro. Ancora un po' insanguinato, posso ancora sentirla, Nel letto accanto a me c'è Claire. Le sue braccia sono attorno al suo cuscino. E lo tiene come un... uno stecco di carne. Forse nei suoi sogni lo è. I sogni sono cose pure, immagino. Non dovrei introdurmi. Mi chiedo quanti cuscini se ne vanno in un mese, con i suoi denti affilati. Claire era sempre una dormitrice senza riposo. Cosa vuol dire? Cammina nel sonno a volte, anche se non l'ha fatto per un po' di mesi. Sono felice. Vedere qualcun altro girare a occhi chiusi come uno zombie è... un po' snervante, anche se sono Claire. No, torna, non andare, voglio mangiarti. Non lasciarmi così. Parla ancora nel sonno, immagino. Ora mi chiedo cosa sta davvero sognando. Monster Girl, sì, non so cosa. Oh no, dimmi che ci saranno dei Monster Boy. Oh no. Realistica, ma i personaggi non sono realistici. Monster Girl uguale you had my attention. Now you have my interest. Tolgo i pensieri collegati a Luca dalla mia testa. Che senso ha rendersi miserabili di qualcosa che non posso cambiare? Non posso spendere tempo a piagnucolare. Ho lavoro da fare. Penderea, puoi farcela.
Aia! Ok, fai piano. Forse mi sono colpita troppo forte, eh? Claire e io ci sediamo nella cucina, circondati da... dai dialoghi delle nostre infermiere. Come sempre non ci danno molta attenzione. Mi chiedo se tengo la distanza perché Claire e io siamo i più giovani. Le infermiere più giovani. Questa roba ha sempre gusti amari. Pensi? No, è solitotta di sempre. Se avevo delle lamentele su questa bibita, sicuramente non è che è troppo amaro. Il mio è a posto. Il mio non lo è. Il mio non. Non lo è mai. Forse abbiamo gusti differenti? No! Scommetto che mi vogliono fare malare. Maleducati. Possiamo scambiarli se vuoi. Ti ho dato un destro. Perché il dottore ti vorrebbe malata? Non lo so. Gli umani normali come me non possono capire come cosa pensa quel mostro. Sai, non devi esagerare così tanto. Mi sta punendo perché sono sempre l'ultima che si sveglia. Mi dà questa cosa super amara per insegnarmi una lezione, lo so. Beh, sembri più sveglia di 5 minuti fa. È discriminazione. Me ne andrò a lamentare. E cosa ti lamenterai? Non lo so. Mi lamenterò di uno... dei santi? Non devono... sistemare i cattivi ragazzi... che fanno cattive cose a ragazze carine? C'è l'italiano. Immagino di no, vero? Cioè, solo l'inglese. Ok, ok. Non ricordo... Riguardo... Non ricordo che nessuno ha accennato qualcosa a riguardo. Sulle scritture. Allora devono riscriverle. Perché se non sono i santi, chi proteggerà noi ragazze carine? È così ingiusto! Ciao, è scomparsa. Quindi Clyde lascia la sedia. Chi la fa cadere? E chi è questo? Valerian. Ora... sento che si sta lamentando così presto nella mattina. Potresti essere tu, Claire? Non armi, giovane ragazza. Oh, mi spiace. Bleh. Non è molto meglio. Il dottor Valerian sembra pristino come sempre. L'unica cosa strana è... le occhiaie sotto gli occhi. Ho sempre pensato... vabbè. Forse non ha dormito molto recentemente. Gestisce un ospedale. Anche uno piccolo come questo, ed è stressante. Mai come il gioco dei clienti dell'altra volta. Questa è prima che tu consideri altri dei pazienti problematici. Non è che abbassi la testa quando parlo verso di te, vero? È maleducazione guardare il tavolo. Non voglio. Perché no? A tavolo non dà problemi essere osservato. Non si sta lamentando. Ma io sì. Tu ti lamenti di tutto? Perché le mie infermiere sono così argomentative. Oh, e questo è last word di nuovo? Lasciami stare, sono occupata. A fare cosa? Contando questi segni sul tavolo. È interessante. Più di te. Vedo. E perché non hai bevuto il tuo tè? Lo berrei. Un po' di esso, ma fa schifo. Perché devo berlo ogni giorno? Perché lavoriamo in un ospedale con persone. Se non bevi il tuo tè la mattina, il tuo corpo diventerà più suscettibile alle malattie. Non vuoi ammalarti, vero? No, ma... allora finisci il tè. L'ultima cosa che vuoi è prendere malattie. Non ti preoccupi per me, eh? Difficilmente. Serve un problema, ecco. Un problema? Gestisco un ospedale qui. Mi prendo cura dei miei clienti, dei miei pazienti, non delle mie infermiere. Dovrebbero essere abbastanza intelligenti a occuparsene da sole. Onestamente a volte mi sento più un babysitter che un dottore. Cavolo. Maleducato, non dovevi dirlo. Ma è l'unico modo per farti ascoltare. Devi essere crudele a volte, per essere gentile. In tuo caso sei solo crudele. Forse. Ma è un fatto comune che i bulli sono i più bravi a tenere a fare, a concludere le cose. Senza tirannia la nostra regione sarebbe stata conquistata centinaia d'anni fa. Sì, ti complimenti troppo, vecchiaccio.
Qualcuno deve. Nessuno delle mie infermiere lo fa. E perché sei maleducato? Nessuno ti vuole bene. Nessuno vuole bene a un maleducato. Solo donne con certi interessi. Se puoi capire. Claire! Cosa, è vero, vero? Io? Non vedi cosa tu stai parlando? Sbrigati e bevi la tua tè. Stavi insinuando qualcosa per caso? Ma è fi, senza occhiali ma identica, seppure un uomo. È vero, vabbè, sarà per i capelli. E poi è molto cartunesco. Bene. Direi che può bastare. Grazie. Sì. Allora, prossimo gioco. Forgiveness, Escape Room. Altri invece... Ah, quello è ispirato a persona, ok. Però era nel bundle. Stand up. Sì, lo stile grafico è quello. Ah, è un gioco da tavolo. Bello. Pensavo fosse un gioco, capito? Un gioco per computer. Allora. Comunque. Ora tocca a Forgiveness. Che non ho scaricato. Spero pesi poco. Forgive. Ah, è questo, ok, è questo. Pesa poco, spero. Cavolo! Pesa, ho finito di scaricare l'altro. 2 GB. Ok, lo faremo dopo. 2 GB, cavolo. 15 minuti, quindi due giochi sono. Ok. Fare così un attimo. Cancellerei quelli che ho già fatto. Non cancellerei, ma le zip da cui ho estratto. Intanto facciamo questo, aspetta, sembra stupido. Questo non faccio 10 minuti perché sembra stupido. Don't move. Se non sembra interessante. Scaricato? No. Sì, ok. Don't move. Intanto cancello un po' di robe. Ho scaricato Valden comunque, dopo facciamo anche quello. One Shot, Odd Realm, Night of Consumers, Last Word. Ok. Highway Blossom, ok anche. Questi mancano. This World Unknown anche, è quello che ho appena fatto. Ok, proverò adesso Don't Move, così è per curiosità, ecco, tutto qua. Don't Move. Si vede per... circa? Lo sistemo un attimo. È nero, ma perché anche a me è nero. Così, curiosità, vediamo. Sembra un gioco stupido, ma l'ho scaricato. Perché no? Don't move. Sinistra, destra per iniziare. Devo fare tentativi, quindi. Ho sbloccato un po' di strada. Sblocco dopo la distanza. Oh no, è uno di quei giochi. E ora ho sbloccato. Ah, dopo tot passi muoio. Ok, 55 secondi. Cosa ho sbloccato? Cosa vuol dire? Ottengo medaglie. A tot medaglie sblocco altro. Wow. 15 medaglie non voglio contare. Un bel po' servono in verità. Ah sì, sotto 10, 10. Ancora 5, cavolo, sono un bel po'. Allora. Link, c'è una community copies. In che senso? Sì, non so perché è un ninja, non so lo scopo del gioco, davvero. Ok, più medaglie, ci sono quasi. Il tempo, ancora un po'. Ancora una su per il tempo, 120. No. Per tentativi, a 100? Spero di no. This is meta. Ci sono medaglie per medaglie guadagnate. Wow, sì, è fantastico. Dai, ancora una medaglia. Per il timer 180, penso. Ho 100 tentativi, uno. Dai, forza, dopo vediamo cosa accade. Non mi dà ancora medaglie, su. Quando arriva la prossima medaglia? Ne basta una. Il timer 180, dai. E ogni... No, non me la dà. Ecco, me l'ha data. No, non me l'ha data. Quando?
Level up. Ottengo anche esperienza ora. Ma cos'è? A livello 100. Ok, me l'aspettavo più noioso in verità. Ma meno strano. Poi cosa accade a livello 10? Come tengo esperienza? Con le medaglie tengo esperienza, pare. Ok. Beh, cioè, non so quanto ci vuole. Almeno saprei che sono passati 10 minuti e a 1000 di timer. Vero? È vero. No, non sono 1000. Sono 600. Un minuto e 60 secondi. È un po' lungo come gioco in verità. Ma l'idea è particolare, ecco. Non so perché a volte becco questi sprazzi di esperienza. Per le medaglie, forse. Vediamo 200 tentativi, qualcosa accade. Spero. Medaglia. No, però level up. Dai, quasi livello 10. Qualcosa accadrà. Qualcosa di bello. Oltre a quello, però, non mi pare un gioco così intrattenente. Ecco, però. Questi giochi mi incuriosiscono, quindi perché no? Tentativi a 250, forse? Spero. Dai, andiamo a livello 10, poi magari smettiamo anche lì. Siamo a oltre 6 minuti, quindi penso basti così. Oh, becco l'esperienza per le medaglie. Level up. E ora? No, devo raccogliere soldi! Non posso prendere quelli, ma come? Perché spariscono, ma... Devo raccogliere soldi, oh no. Beh, sinistra e destra, piano, chiaramente. Ma qui in fondo non si possono prendere, super... Super buggato. Non c'è il turbo, tipo? Non lo so. È un'idea. 2-5-5, però sono un bel po'. Vabbè. Almeno finché sono abbastanza frequenti. Voglio sapere dopo cosa appare. C'è ancora uno spazio, se vedete, in alto a destra. Per mettere qualcos'altro, tipo, non lo so. Non ho idea. La felicità. Gli NPC sconosciuti, non lo so. Non so neanche a metà delle monete. Se sto fermo, in teoria lo raccolgo, vero? Sì, ho un'idea. Ho un'idea. Muto il gioco. E lo lascio qui nell'angolino. Lascio qui nell'angolino così magari. Ah! Non è... Se ne vado al primo piano se clicco male. Peccato, cavolo. Posso attivare sempre il primo piano o è troppo da chiedere? È troppo da chiedere, ok. Vabbè, sto scaricando dei gigabyte, quindi pesa tutto. Vediamo. Sempre nel primo piano. Non pare funzioni. Ok, allora chiudiamo. Anzi, intanto vedrei cosa. Vedrei piuttosto cosa accade con 255 monete. Poi finiamo, va bene? Togli quella cosa. Quale cosa? Questo gioco è così strano, ma il fatto che ci sia sempre roba nuova è, ti spinge a giocare, è vero? Ho tutta la musica, ma va bene. Dici di... Del gioco stand up? È un gioco ispirato alla serie Persona? Beh, quello in verità... Ok, darò un'occhiata adesso, allora. Facciamo così. Si vede tutto in teoria. Forse un po' fuori schermo, ok. Allora, parli di questo, no? Però, devo vedere, ok. Così vedo anche la chat. Mi piacerebbe provarlo anche con gli amici questo. Prendi i ruoli di una persona normale con la capacità di diventare eroe. Level up. Ora ho i trofei. Cosa succede? Trofei. Cosa sono i trofei? Per level... Come tengo i trofei? Non lo so. Ok, si gioca da 3 a 7. Beh, ottimo.
Espiato le persone. Un posto speciale. Devo giocare prima o poi Persona 4. Proverò la prossima serie in streaming. C'è in verità Final Fantasy 7, ma voglio dare precedenza a Persona. Magari intramezzo con Celeste, perché voglio sempre intramezzare gli RPG con qualche altro tipo di gioco. Allora, tipi di playbook. Immagino personaggi. Lo stupido cerca una mano che l'aiuta. Mezzato su protagonisti. Il mago si ispira a cambiare il mondo. Basato Morgana, il gattino. E la sore. E altri personaggi, ok. I chariot. Non vuole mai compromettere i suoi credi. Gli amanti. Accusati di. Concentrati a rendere gli altri più forti attraverso supporto. L'imperatore, che si concentra a imparare e insegnare l'accettazione. La pretesa, la preta, la sacerdotessa, che si libera dalle aspettative. E l'imperatrice, concentrata a stare ferma e alta, nonostante le difficoltà. Qualcuno è ispirato a Futaba? Nessuno su Futaba, dai! Ah sì, forse non l'ho visto. No, non vedo. Peccato. Abuso di potere, va bene. Info. Ah, ovviamente non c'ho le istruzioni. Perché devo comprarlo. Non so se c'è nel bundle, però. Come ottengo i trofei? Come si ottengono i trofei in questo gioco? Forse sto fermo e tengo un trofeo. Dubito. Ma. Non so cantare Life Will Change o l'intro di Stardust Crusaders. Find more information. Ah, c'è? Non c'è altro, in verità. Va bene. Durata un po' di ore. Dura così tanto. Beh, 10 euro. Forse portano il mouse su un trofeo? Non dice niente. Metto schermo intero? No. Non c'è niente. Boh, basta, questo gioco mi ha stufato. I 10 minuti sono passati largamente. Prossimo gioco. Allora. Prossimo gioco. Ne ho scaricati un po'. Questo in verità, Forgiveness, non è ancora scaricato. Allora proverò un attimo Walden, visto che pesava un gigabyte. Però ci metterò un po' a estrarre. Walden, il nome è una garanzia. L'altro è quasi scaricato, se vedete. Anzi, è scaricato. Beh, scaricherò, proverò quello anche. Intanto, ho tempo ancora per 2-3 giochi, quindi farò questo Walden e Forgiveness. Poi vedo se ho qualche altra richiesta. Alle 19:40 chiudo le discussioni, le proposte. E poi se ne escono troppi, ovviamente non li faccio tutti. Giusto uno o due in più. Quindi Forgiveness. Non quello. Estrae. 2 gigabyte, cavolo. Che gioco è? Sarà un horror, ho paura. Oh beh. Sotto exclusive content. Ah, ormai è chiuso. Vabbè, voglio vedere se ce l'ho però. Intanto stand up. Voglio vedere se c'è nel bundle. Perché ora non lo dice più. Stand up. C'è, ce l'ho, perfetto. Quindi lo posso scaricare, non male. Lo tengo nel caso, non è male. C'è anche il kit di gioco. Sarà dei cartoncini da ritagliare o qualcosa di simile. Dai, scarica. Ci mette un po'. Ah, sì, c'è anche questo gioco. Ho visto che un altro. No, ok. Ho visto un altro gioco o libro con storia con un nome lunghissimo. Plague Hit. Cosa c'è qui? Sta ancora aprendo.
Ma intanto sta comunque estraendo. Con calma. Sì, troppa calma però, ok. Taglierò quella parte dal best of degli streaming. Allora. Toglierò. Posso tranquillamente tagliare. Va bene. Allora, adesso me l'ha estratto. Perché ora mi lagga? Io anche dei messaggi. No, ok, è sempre quello. I giochi sono questi. Però mi no, che mi stava crashando per quanto pesava. Forgiveness. Togli. Ah, l'ho anche aperto, sì. Tolgo per evitare problemi. Allora. Forgiveness. Era questo, credo. Forgiveness. È questo, sì. Però ha solo questo nel nome. Ok. Schermo intero me lo prende, perfetto. Esc. Premo. Necrocolonialismo. Beh, sto avanzando tempo dopo. Gioca per il tuo peccato. Scegli un peccato. Normale, grazie. Prologo? Aspetta, come si gioca? Come si gioca? Ah. Gioca per il tuo peccato? Cosa vuol dire? Ah, devo fare un quiz e giocare il mio peccato! Bello! Mi piace! Se sapevi che tuo ex ha dormito con qualcun altro un mese dopo che vi siete lasciati, cosa ti sentiresti? Geloso? Qual è l'opzione più divertente per te? Il cibo, ovviamente. No, davvero. Una cosa che noto che è diversa per me. Che non penso molto al sesso. Per niente. Quando vedo una ragazza carina, non penso per niente. Penso solamente al fatto che è carina. E anche quando apro... Quando apro siti particolari, non cerco nessun tipo di sesso. Cibo, quindi. Più importante per te? Essere ricordato. Non più che essere ricco. Mi piace essere sulla bocca... Vabbè, bocca della gente è un po' troppo, ma mi piace... Avere un po' di rilevanza, ecco. La mia vita, cosa fai? Cosa hai fatto? Ho riposato, in verità. Qualche achievement l'ho fatto, ma... Ah, achievement, direi, dai, su. Trovi che la tua crush adora qualcos'altro. Tu? Mangerei gelato e piangerei. Beh, non esattamente, ma è la scelta più vicina. Vedo, c'è anche il quiz. Pensi a mangiarla? No! Se esce l'asta siamo a posto. Sei a dieta, i tuoi amici mandano al ristorante a junk food. Tu? Rompo la dieta, ovviamente. Ok. Ingordigia. Solo per quello della dieta? Solo per quello, davvero. Indizio. Guarda sotto oggetti, apri... Ok. Sì, grazie. Ciao Dio. Così, I'm God. Ah, ok. Filthy, disgusting humans. The ones that put humanity to shame. Okay. And then there's me. Poi ci sono io. Not too long ago, I was a shitty man. Doing all the kinds of shitty things you could imagine. Okay. But afterwards, an opportunity. Boh, così cambio improvviso. An opportunity to be forgiven for everything I've done. All I had to do was take on God's job and handle all the sins. Ma... Si può davvero prendere... Vabbè, sì, una settimana da Dio insegna, si può. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Mangiavo troppo?
Those who shit on God and God's rules, they don't deserve to live. Ah sì, forse sì. Guarda un po'. Codice. Beh, forse un po'. Sì. Yada yada, sì sì. Devo cercare i simboli. 30 minuti. Oh, magari possiamo finire questo qui della gluttony. E poi... Ah, il purgatorio non è poi così male. Poi vai in paradiso. Sì, ovviamente, lo capello io. Proverò, in realtà potrei anche fare questo fino alla fine. Magari dopo uno veloce alla fine. Perché 30 minuti non è tanto. Certo, potrei impiegarci di più in effetti. No, niente nascosto qui dietro. Bene. Indizio. Ah, qualcosa per tagliare. Vero, qualcosa per tagliare. Questo. No, sono pinze, non taglia niente questo. Qualcosa che taglia allora. Questo non posso aprire. Eh sì, infatti. Medikit. Niente e niente. Oh, guarda un po', un coltello. Bene, bene. Non credo vai all'inferno. Ma no, dai, ce la farò in qualche modo, su. Oh, martello. Qualcosa servirà. Quindi? Lo uso su qualcosa. Su cosa, però? Una finestra? Telecamera? No. Qualcosa qui. Per cosa si usa questo? Oh, siringa, guarda un po'. Io già potrei guardare in verità. Cercate indizi. Troppo vicino, va bene, va bene. Cosa devo fare con il martello? Insanguinato poi, ovviamente. Troppo così, lascio lì, va bene. Enciclopedia della psicologia. Cavolo, un bel po'. Un bel po' spessa. Temo che quello che studiano all'università della psicologia. Mi spiace. Oh, non c'è. Qui? Non ho visto. Questa luce però non può stare più calma. Qui c'è il cuscino, ma l'ho già preso. Calorifero forse posso rompere. La telecamera. È 999 quei peccati. Sì, è un escape room alla fine. Calorifero, buh, non lo so. Prova. E se guardassi invece. E basta. No, non mi sembra niente di che. Lascio lì per terra. Quello? Niente. Qui sotto nemmeno. C'è una valvola lì. Ma non serve a niente. Ok, qui ho... Oh. Ah, ok, l'ho già vista. Tante bottiglie qui. Qui sotto non ho visto bene. Posso chinare bene. Non che ci sia molto qui. Questo posso aprirlo? Si può aprire sta affare? Ah, è vuoto, ok. Ah, guarda un po'. Facciamo così, li appoggio qui. Dai, come no? Per terra allora. Se devo. L'altro dov'era? L'ho già perso? Ah, questi non ho visto. Stato della faccia? Eh? Ok. Altro? No. Sick way out. Qui c'era un foglio, vero? Da qualche parte c'era un altro. Qui? No. Questo no. C'era un foglio da qualche parte. Qui, era qui. Li posso mettere sul letto? Più pratico, spero. Se me lo prende.
No, metterò per terra, ho capito. 9. 4. Beh, sono anche girati giusti. Altri due numeri, forza. Ah, qui c'è la somma e qui c'è l'indizio per trovare, per avere il codice. Questo non è il codice, è per farti indovinare cosa vuol dire. Ok. Altro? Devo rompere quello? Non credo. Non ho altre idee. Quadri non ho visto. Come fate a non vederlo, Waldorf? Cosa? Cosa non ho visto? Questo metto il codice, ma non ce l'ho ancora. Devo interagire con E. Ah, posso anche interagire con E certe volte, vero? Qui no. Calcolatrice, posso usarla? No. Peccato. Ah, c'è un cassetto qui. Posso anche abbassarmi. Ma non c'è niente. Dite sempre quello? Sì. Aprire porte? Non penso possa aprirla. Infatti. Ah, le ante intendeva. Oh! Ah, sembrava. Armadio. Che si è chiuso? Ma c'è solo questo, non c'è altro. Credo. Questo no. Sull'anta. Oh, guarda un po'. Ehi! Ma salve. Sì, però prendilo anche. Qui. Più o meno dritto su. Manca l'ultimo, che immagino che quello è indispensabile. Qui non c'è. Il martello qualcosa serve. Ma cosa? Boh. Forse sta qui. Qui c'è qualcosa, ma non riesco a prendere. Posso usare la lente? No. Voglio luce. Ah no, ok. Questa zona che è un po' più buia. Tutto qua. Infatti devo mettere solamente il codice. Questo guardo meglio. Non c'è niente. Carta igienica. E sotto, guardate sotto i cassettini, gli armadietti. Qui c'era già uno. Non penso ce ne sia un altro, infatti. Qui non ho visto bene. Ci sono un po' di pesetti. E tante medicine. Tante bottiglie. Non serve niente per andarle a buttare giù, vero? Parla di no, ok. Allora, c'era uno lì. Uno qui. Uno qui. Manca qui. No, c'era anche l'altro indizio. Quindi guarda meglio la valigia. Non vedo niente. C'è un simbolo lì, ma niente. Forse quella cassa devo romperla. No. Sotto il portabottiglie? Dice che devo svuotarlo? Era un po' macchinoso, ma proviamo. No, non riesco. Però c'è un... ombreggiatura... Ah, ok, l'ombra di sopra. Qui nemmeno. No, non vedo ancora un... una risposta. Qui sotto... magari appiccicato da là sotto? No. C'è un foglio che esce. No, non è quello. Lo stampino? Qualcosa serve? Non penso. Letto c'era già qualcosa. Non serve più, penso. Non c'è nessun altro posto dove guardare. Ho preso qualcosa, ma non credo. Devo andare a caso? No, il martello qualcosa serve. Era dentro l'armadio. Questo devo rompere, ma non è che c'è molto da rompere. Un quadro, una finestra. Indizio sempre quello. No. Dovrò andare a tentativi con i numeri. Ok, quindi.
Quello meno quello più quello fa qualcosa. Ah! È l'ultimo che devo indovinare. Non ho il quadrato, devo indovinarlo il quadrato. Ci li ho tutti. Cerchio meno rombo. 9 meno 4 fa 5. Cos'è il rumore? Fa 5 più 2. 7. Quindi il quadrato è 7. Quindi l'ultimo è 7. Ora no, il codice è 2, 4, 9, 7. Perfetto. Ta-da! Ma non è finita, prossima stanza. Perché fa buio? Ho paura, aiuto. Ah, ok, stava caricando. Oh, cibo! Brioche, che belle! Oh, ho fame! You find it, found it. Beh, dai, facciamo così. Potrei anche uscire qui. Abbiamo fatto quella parte, su. Però è bello. È bello vedere... Grattone è difficile. Invidia e rabbia e follia. Cavolo. Poi, cosa diceva? Ah, in difficoltà normale non c'è tempo limite. C'è un suonino quando trovi un indizio. Bello. Bello. Il gioco è carino, non male. Capisco perché pesa. Proprio un goloso. Eh sì, puoi dirlo. Non me l'ha fatto uscire. Esci su. Non esce. Chiudo così allora. Ecco. Oh, c'è ancora questo aperto. Beh, non è che sia Escape from Lavender Town, eh? Quello è peggio. Lo schermo è cattura, perfetto. Ultima, c'era un'altra proposta o sbaglio? Non so, già dimenticato. No, ok, questo, perfetto. Allora, volevo provare. Provare Falden un attimo. Poi, in verità, mi hai proposto un altro, vero? Neocolonialism. Ok. Vedo quanto pesa intanto. Non di qua. Neocolonialism. Do un'occhiata. Sembra particolare. Un gioco di gestionale, forse. Non pesa niente. Va bene, facciamo questo. Poi do un tentativo a Valden. E poi finiamo. Un raid a Hilda, se c'è ancora in streaming. Ora c'è, tra poco penso di sì. Neocolonialism. Ecco qui. Strike, grazie. Ed l'ho già perso, ok, eccolo qui. Allora metterò, ok, alta modalità. Un tutorial? Non vorrei però fare un tutorial troppo lungo. Facciamo tutorial veloce. Oh, cos'è? Basi, facciamo le basi e poi giochiamo. Sì, grazie, non capisco niente altrimenti. Abbassa un attimo il volume. Impari le basi, ok. Di finanziare banchiere, cercare di estrarre dei soldi dal mondo. 12 turni. Ogni turno diviso in tre fasi. Investimento, il turno 1. Deve comprare e vendere voti di governo. È buono avere voti europei. Ok, quindi primo su Europa. Non c'è un primo ministro. Qui ci sono i soldi che posso spendere, vero? Dice. Il prezzo per voto è in basso a destra. Ora compro un voto. 3.
Quindi ne posso prendere fino a 5. No, il primo, ok, ho preso il primo. Il payout cosa invece? Ora i nemici faranno il loro turno. È il tuo turno, compro un voto in Sud America. Aspetta, ma il mondo è al contrario questo. Ora ci faccio caso. Perché è al contrario? compro un voto in Sud America con quel che rimane, vai. Ora non hai abbastanza soldi per comprare altri voti, quindi devi passare. Ok. È venuta la fase politica. Manipolerai i parlamenti delle regioni. Ora è il turno dell'America. Ok. Devi eleggere un primo ministro in Sud America. Puoi votarlo tu, ma se non c'è un voto di maggioranza, nessuno fa soldi. Quando giochi contro un computer, puoi mettere mouse all sulla distribuzione di voti. Ok. Vota per te. Ovvio. Sto pensando, in effetti, con questa cosa, un gioco che ti fa fare un tutorial con i bot e poi ti convince che è un gioco online, ma non è un gioco online, finge di essere online. E questo è un mistero che va avanti per tutto, non lo so, tutto il gioco, tirato a caso, non importa. Lo votano loro. Ora sono il primo ministro del Sud America. Ok. Ci sono molte decisioni che devi puoi mettere prima del Parlamento. Miniere, fattorie e libero commercio. Vedi il pulsante verde. Se premi, liquidi i tuoi voti e lanci i soldi nell'account in banca. Chi ha più soldi vince. Non premere il pulsante in questo tutorial. Ok. Proponi un libero scambio con l'Europa. Come... Ecco qui. Fili... Da lì a qui, vero? Perfetto. Ora ho votato per Free Trade Agreement. Tempo di Europa. Vota per Romney. Perché? Devo votare per me? Ho anche un gioco che durante il tutorial ti inganna facendoti fare una cosa che non bisogna fare. E da lì lui prende il potere e diventa il boss finale. Non lo so. Vuole fare una miniera in Europa. Terribile idea, vota no. Il voto è passato comunque. Forse ha negoziato in segreto. Ah. Volevo essere io ministro, cavolo. Parte la fase INF. C'è una risorsa. Ci sono poche risorse in India. È una tragedia. Dove l'IMF interverrà. Un personaggio incontra l'IMF per turno. È mio turno. Puoi scegliere di aiutare l'India. Una fattoria sarebbe d'aiuto. Una fabbrica, va bene. O puoi fare una miniera. Che non aiuterà per niente. Anzi, peggiora le cose. Ma ti fa fare più soldi. Fai una miniera in India. Chiaramente. Ma qui dice che guadagna di più. No, è l'India che guadagna. Credo. Beh, miniera. Il primo turno è finito. Ce ne saranno altre 11. Ok. In verità non ho tempo per fare gli altri tutorial. Proverò un single player super easy. Dittadorf. Mi piace il nome. C'è un pugno. Boh, facciamo questo. Allora, provare gli Stati Uniti. Più difficile, vero? È più difficile prendere il ministro, però gli Stati Uniti sono forti. Poi prendo qualcos'altro da 3, se mi riesce. Non c'è, vero? Costa un bel po'. No, prenderei due stati io.
9 e 6. Uno da 9 e uno da 6. L'Europa da 6. C'è Trump che vuole comprare, eh? E poi uno da 9. Anche la Cina costa tanto. Compro il Sudafrica. Non so in verità se non è conveniente, no? È l'unico che costa 9. Eh sì. Allora penso, allora compro un altro e mi tengo un po' di soldi. Ad esempio, l'America Centrale. E ho finito il turno. Posso anche vendere, ma ci rimette e basta. Trump e Thatcher. Qui che è successo ora? Ho passato. Quindi devo passare, ho passato. Ah, devo fare gli scambi, è vero? Credo. No. Voti Waldorf. Posso ancora. America Centrale è Dittadorf, chiaramente. E Europa invece? Non l'ho presa. No, non l'hai letto? No! Ha pareggiato e... Ah, devo comprare più voti, ho capito. Ah, dipende dalla concorrenza quanti voti vuoi comprare. È vero. Che fregatura. Trump in Messico. Wow. Che ironia. Ho ancora 3 punti. Magari compro qualcos'altro? Non c'è niente che costava 3, però. Non è letto qui? Niente, devo aspettare. Devo aspettare ancora? Investimenti, ma non ho i soldi. Aspetto. America Centrale, hanno votato. Sempre Dittadorf, credo. Fai una miniera. Hai detto Trump. No. Perché ci guadagna lui, credo. Asia sud-est. Non interviene. Quello che ha il controllo. Non c'ho i soldi. Ah, ho 5 soldi ora. Qui è Trump, qui posso comprare un altro? No. Posso vendere il voto ora? Per comprarne un altro in Europa? Però ne servono 3. Oh, lì si mettono a comprare cose. Non sto capendo un po', in verità. Quasi niente. Proviamo a vendere il voto. Ho 11 adesso. Cavolo, posso prendere un altro voto. Perfetto. Ah, così non tengo soldi. E non terrò più soldi, immagino. Ok. Allora in Europa non metterò ancora niente. Farò qualcos'altro. America. Ah, servono 3 voti, servono 3 voti. No, in verità servono tanti voti, vero? Allora, Sud America. 16-18, non riesco a fare niente, però. Dove sono almeno... Ci sono almeno 3 persone che hanno messo i voti? Qualcosa sto capendo, in verità, sì. Metto lì un... Posso mettere 2 anche. Perfetto, dai. Basta. Città America. Commercio con Sud-Est Asia. Va bene. Ora devo scegliere cosa fare qui. Una miniera, chiaramente. Guadagno soldi. Ora ho 9 soldi. Posso comprare qui un voto. Anche di più. Qui non posso. Ah, non posso comprare il voto? Il voto è sceso? Il costo è sceso? Boh. Credo che posso mettere, vero? Anche loro ammessi, in effetti. Ok, ok. Non sto capendo buona cosa, in verità. Passo anche qui.
agreement con... va bene, scambi. Nord America, no, Trump no di certo, grazie Dittdorf. Perfetto, sono il capo degli Stati Uniti. Nord America. Commercio con Stati Uniti, Europa, che ho ancora intravisto. In my face. No, non sono io, ok. Qui ho un po' di soldi, quindi investo ancora. 18 costa adesso in America. Prendo 2 voti in Europa. Allora prenderò lì però. No, allora voglio prendere io lì. Ok, mi hanno occupato tutto lo spazio. Senti, metto uno lì. Ok, non sto capendo ancora niente. Passo. Benvenuti in Messico, è vero? Ah, ormai. Sud America, voto ovviamente me stesso. Non hanno eletto, ok. America centrale, chiaramente Dittdorf. Costruisci una miniera, no? No, non sto capendo. Ok, basta. Non ho capito ancora. Vabbè che ho saltato il tutorial, però varie cose ancora non ho capito. Ok, prima di concludere, intanto facciamo così. Non qui. Ah, non è più aperto. Possiamo anche concludere in verità. Cosa richieste? Interrompo. Allora, penso anche poter concludere. Sì, sì, sì. Quindi Games più Demons. E potrei fare un raid verso Hildanamida. Sempre quella di Zelda Four Swords Adventure, che dovremmo fare domani, ma forse domani non c'è perché esce il DLC di Pokémon. Vi terrò aggiornati, ma domani in teoria c'è abbastanza sicuramente. C'è abbastanza sicuramente il... quasi sicuramente il gameplay, il multiplayer di Zelda Four Swords, come sempre su Nintubers. Forse, ecco. No, ma mai, non ho la certezza, visto che domani esce il DLC di Pokémon, che non giocherò subito, devo finire Xenoblade. Magari dopo, o quando esce il secondo DLC anche. Va bene. Beh, io per ora vi ringrazio per aver seguito. Vi saluto e ci vediamo a quando capita.